al magnifico rettore della LUMAS, il professor Bonini, per il suo saluto istituzionale a tutti quanti noi, è il padrone di casa del resto. Prego. Grazie, grazie direttore. Il saluto è un benvenuto a tutti. Questo pomeriggio è un pomeriggio molto articolato e il fatto che in questi pochi minuti del quarto d'ora accademico tante persone si siano ritrovate tra loro, si siano salutate, abbiano ripreso l'interazione diretta è per noi un motivo di grande soddisfazione, perché appunto la nostra università vuole essere proprio un luogo di confronto, di dialogo e di elaborazione culturale. E questo è possibile ragionando di grandi temi, ragionando di grandi questioni, ragionando tra persone che appunto sono tutte quante in qualche modo alla ricerca della verità che sta nel titolo di questo volume e sta nel titolo anche di questo pomeriggio. Quindi senza ulteriori indugio, veramente grazie a tutti e grazie in particolare al dottor Acciavatti, che inizia in questo modo anche la sua collaborazione con la nostra università, che si è prodigato per organizzare questo evento, grazie naturalmente alla Fondazione Benedetto XVI, al suo presidente, grazie all'arcivescovo Gashwain che interverrà per i saluti istituzionali immediatamente dopo di me, grazie a tutti i relatori, all'autore del volume, a tutti gli ospiti e veramente buon pomeriggio a tutti. Grazie al magnifico rettore. Io non l'ho fatto prima, ma mi presento, sono Gennaro San Giuliano, sono il direttore del TG2 della RAI e ho il privilegio di essere da 20 anni docente in questa università. Cominciai nel 2002, siamo nel 2022, è una tradizione che si rinnova e a me fa molto piacere, insomma, portare avanti, diciamo, con impegno e dedizione anche quest'altra cosa. Allora, immediatamente la parola a Sua Eccellenza Georg Gesweir, che è prefetto della Casa Pontificia, segretario di Papa Benedetto, così ci farà il suo saluto. Grazie. Grazie, dottore Magnifico. I saluti li ho già fatto, non adesso non faccio il protocollo, capito? O devo fare in modo diplomatico? No. Bene, siamo in maniera informale, siamo per la cultura. Fratelli e sorelle, si può fare questo in modo cattolico. Allora, grazie per l'invito. E prima di venire qui, ho pregato con Papa Benedetto, come ogni sacerdote cattolico lo fa, i Vespri. E poi ho parlato sul libro e anche anzitutto sugli invitati o sui presentatori. Allora dice prima cosa, lei non faccia un saluto istituzionale, faccia un saluto personale. Faccia un saluto da parte mia e dica a tutti, non ho meritato questa illustra lista di presentatori. Io ho detto a Santo Padre, se dico questo non mi credono. Però io ho detto obbedisco, o credete o non credete. Se non credete, leggete o Geremia o Isaia in italiano, come dice Isaia in italiano? Isaia, grazie, Isaia. Non dico quale versetto e quale capitolo, ma lì è la risposta. 2. Quando viene il professor Odifreddi, dica tutto ha il suo tempo. È difficile che lui tace quando lei parla. E se non viene con la cravatta, si vede che sia costumato per me, perché ogni volta è venuto con la cravatta. E chi legge attentamente il libro, si vede anche diverse volte se ne vanta. Non si può dire che si esprima, se ne vanta. E detto, e poi sarà così che un matematico con un altro matematico, padre Lombardi, con un amico vero, vero nel senso cito del libro, Paolo Florzakais, poi con una persona, anzi due, che sono esperti nella comunicazione, l'attuale direttore del TG2 e anche l'ex
vaticanista del TG1. Allora, sarà anche una bella, la stessa madre, ma diverse categorie. E poi certamente non dobbiamo dimenticare il dottor Acciavatti, che lui è un po' o la causa Letizie o i casus belli. Dipende un po' come si vede. Attualmente non deve dire belle. Benissimo. Terzo, e chiudo, lei ha detto, quando vede quante persone ci sono, chiede al professor Odifreddi se lui ha una spiegazione matematica, ma deve essere in una spiegazione molto abbreviata, altrimenti neanche io lo capisco. Allora ha detto, questo faccio dopo, altrimenti non è possibile finire prima della cena. Questo è tutto. Allora, e ne bis in idem, non vorrei ringraziare, perché già il Rettore Magnifico ha ringraziato, e io lascio adesso, come dire, adesso è aperto la discussione, o meglio detto, la presentazione. E buon augurio. La ringrazio. Un autore che mi è molto caro, Alexander Solzhenitsyn, diceva che i giornalisti appartengono al regno della frettolosità e della superficialità. In parte è vero, e in questa frettolosità e superficialità con cui affrontiamo il tam-tam delle notizie, io mi sono dovuto ritagliare all'interno della campagna elettorale che mi assorbiva, della guerra tragica in Ucraina e di tutte le altre questioni, la scomparsa della regina Elisabetta, che ci hanno comunque impegnato nel lavoro quotidiano, mi sono dovuto ritagliare un tempo per leggere questo libro. L'ho sottolineato, l'ho studiato, perché poi ho la metodica dello studioso, e quindi il libro è molto bello. Mi sono anche un po' arrabbiato su alcuni passaggi, perché non li condivido e quindi sono passionale rispetto alle cose, ma questo poi lo dirò privatamente al professore. E quindi... Però il libro è molto bello e ti induce a riflettere su questioni molto, molto profonde del nostro tempo. Del resto, anni fa, io, scrivendo la biografia di Giuseppe Prezzolini, avevo pubblicato al suo interno il carteggio di Papa Paolo VI con Giuseppe Prezzolini. Prezzolini rimase un inguaribile ateo, anche se poi si è discusso molto della sua conversione in punto di morte, grazie a Suor Margherita Marchionde, che lo assistette fino all'ultimo. E addirittura, pensate, Paolo VI, che era stato felicissimo della conversione di un altro ex ateo, che era Giovanni Papini, che poi aveva scritto una bellissima storia di Cristo, a un certo punto Papa Paolo VI, in un'udienza generale del mercoledì, disse: aspettiamo Giuseppe Prezzolini. Quindi già in quell'occasione io mi ero trovato, diciamo, a incrociare il tema del dialogo, perché si tratta di un dialogo molto serrato. È un dialogo in cui c'è evidentemente amicizia, simpatia fra i due protagonisti, ma questo non fa sconto al mantenimento delle rispettive posizioni, anche in maniera a volte aspra. Anche Papa Benedetto, in alcuni passaggi, adesso non vi voglio fare il riassunto del libro perché non tocca a me farlo, tiene forti le sue posizioni. Bella la definizione che ne dà il Cardinal Ravasi di un libro che è anche uno strumento spirituale, proprio perché ci consente di fare quell'operazione di cui dicevo poc'anzi, cioè penetrare alcune grandi questioni del nostro tempo, l'infinito, la morte, il rapporto con gli altri. Sono temi che noi nella quotidianità siamo portati a tralasciare, ma sono temi di una profondità estrema sui quali dobbiamo riflettere, perché poi sono le vere cose che contano e che vanno al di là di quel rumore quotidiano che accompagna le nostre vite. Chi fa il governo, come lo fa, vabbè, queste sono cose che passano nel corso della storia. Invece nella storia rimangono le grandi questioni che sono affrontate all'interno di questo libro. A questo punto mi zittisco, faccio il vigile urbano che snoda il traffico all'incrocio, non aggiungo altro e do immediatamente la parola al dottor Alessandro Acciavatti, che poi è stato l'organizzatore di questo incontro e che, devo dire, ha scelto con cura mirata gli interlocutori, e lo ringrazio per averci messo tutti quanti insieme. Grazie. Grazie a lei, direttore. Magnifico e caro rettore, eminenza re, eccellentissimi ambasciatori di Germania e d'Italia presso la Santa Sede, dottor Letta, maestro Banfi, autorità Padre Georg, autorità, signore e signori.
Nello scorso mese di giugno mi sono trovato in una delle nostre periodiche conversazioni con Monsignor Vincenzo Paglia, che è in arrivo tra pochi minuti, e il dialogo è arrivato quasi naturalmente a parlare dell'ultima fatica letteraria del professor Odifreddi. Entrambi abbiamo immaginato quasi immediatamente la possibilità di una presentazione, pensando subito a questa sede, poiché la LUMSA ha uno storico rapporto con il cardinale Ratzinger e ha ricevuto anche il cardinale Ratzinger la laurea honoris causa da parte di questo Ateneo. E inoltretutto mi risulta che questo Ateneo abbia da sempre una particolare attenzione per l'attività del Cortile dei Gentili. Ci è parsa quindi subito la sede opportuna e ringrazio ancora il magnifico rettore e tutti i suoi collaboratori per l'impegno profuso per la realizzazione di questo evento e anche per le parole che il magnifico rettore mi ha rivolto, come siccome parla Georg. L'interesse di questo libro è più che duplice, sono molti gli aspetti che risultano significativi, soprattutto perché di primo acchito potrebbe pensarsi a un testo assimilabile al dialogo che hanno avuto l'attuale pontefice e Papa Francesco con lo scomparso direttore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari. Invece questo testo è molto diverso e tra l'altro voglio aggiungere che il professor Odifreddi è stato subito d'accordo a questa presentazione, dimostrando un entusiasmo davvero lodevole. E stavo dicendo che questo testo è significativo perché si tratta di un carteggio privato e, per quanto mi risulta, ma coloro che sono a questo tavolo, se vorranno e se lo riterranno, potranno anche smentirmi, è la prima volta che viene pubblicato un carteggio completo tra un ateo e un pontefice, ancor più pontefice emerito, così completo e così peculiare. Soprattutto perché non si può dimenticare che il professor Odifreddi tra il 2007 e il 2008 fu uno dei, diciamo, degli animatori della protesta che ebbe luogo all'Università della Sapienza in occasione della visita che si sarebbe dovuta tenere in quell'Ateneo di Papa Benedetto XVI nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico. Tutto partì da una nota missiva del defunto professor Marcello Cigni, ma poi gli animatori della protesta furono appunto il professor Odifreddi e il premio Nobel Giorgio Parisi, diciamo gli animatori di punta, anche se quell'appello venne firmato da molti intellettuali, però gli animatori di punta erano loro. Quindi ci fu un grande stupore, penso, in molti di noi, già quando nel 2013 uscì il libro a doppia firma Caro Papa Teologo, Caro Matematico Ateo, e ancor più ci rimane colpiti oggi da questo carteggio davvero prezioso, dove i due, come diceva giustamente il direttore San Giuliano, non si nascondono e hanno un dialogo, mi viene da dire, senza paracadute. Possiamo dire che nessuno è giunto e né voleva giungere sulle posizioni dell'altro, ma l'uno è entrato in qualche modo a far parte della vita dell'altro. E Odifreddi realizza un'opera davvero pregevole perché ti porta nel monastero Mater Ecclesia. Effettivamente, se c'è una cosa che accomuna tutti noi che siamo dietro questo tavolo, è esattamente questa: la possibilità di essere stati almeno una volta nella vita al monastero Mater Ecclesia. E questo è veramente una possibilità preziosa. In alcune pagine il professore parla dell'emozione che si prova nel salottino dell'ingresso nell'attesa di essere ammessi alla presenza del Papa Emerito, e effettivamente questa è un'esperienza che molti di noi hanno vissuto. In quella stanza una persona cerca di stamparsi nella mente ogni dettaglio del luogo che si ha il privilegio di visitare e in cui non si sa se si avrà il privilegio di ritornare. E si può dire che questo dialogo tra il matematico ateo e il Papa teologo ha luogo sui impervi sentieri della scienza e della matematica, ma con un linguaggio comprensibile, un linguaggio, una scrittura del volume molto curata, che consente anche ai non addetti ai lavori di addentrarsi per questi sentieri. Sentieri che appunto denotano un anticipo di simpatia da parte del Papa Emerito, senza cui il dialogo non è possibile, per citare l'introduzione del volume di Gesù di Nazareth di Joseph Ratzinger.
Quindi c'è questo anticipo di simpatia da parte del Papa Emerito che consente al dialogo di avviarsi. E il dialogo effettivamente si avvia in modo inaspettato, tanto su questioni complesse, appunto inerenti alla scienza e alla matematica, ma quasi subito poi il dialogo verte sui temi più diversi. Quindi potrete notare che nel carteggio Papa Benedetto arriva a definire il percorso che sta conducendo insieme a Dodifreddi quasi come il querere deum, cioè la condizione in cui si trovavano i monaci medievali. Ed effettivamente in quelle pagine, soprattutto nelle lettere, si può vedere come queste due persone, diverse indubbiamente, si trovino a discutere dei temi più diversi. Si scambiano consigli di lettura, c'è un racconto ad esempio dei viaggi, in particolare da parte di Dodifreddi, che si concentra ad esempio sui suoi tanti viaggi in India e sui culti di quei paesi, oppure anche appunto su reciproci consigli di lettura, su momenti anche molto personali della vita dell'uno o dell'altro. Ad esempio Dodifreddi in un lungo resoconto dove egli ripercorre tutta la sua vita ponendola in relazione con il fatto religioso, e il Papa Emerito si spinge a definire questo testo, che era nato per essere pubblicato sulla rivista diretta dal direttore d'Arcais che abbiamo con noi, lo paragona alle Confessioni di Agostino. E ovviamente anche chi non conosca in modo approfondito la biografia di Ratzinger può capire quanto questo paragone abbia un peso, perché ovviamente le Confessioni sono uno dei testi più importanti di Agostino di Ippona. Ma diciamo che questo carteggio è ricco di sorprese di tal fatta, perché non mancano, innanzitutto è un carteggio in cui non ci si annoia mai leggendolo, non mancano momenti ironici che anche alleggeriscono la lettura di questo testo. Ad esempio, in un passaggio il matematico ricorda al Papa, anzi più che ricorda, racconta al Papa come egli immaginava il proprio epitaffio, dicendo: Pier Giorgio Dodifreddi fu santo, che ovviamente si riferisce al padre dell'autore, ma letto in quel contesto strappa davvero un sorriso. E poi vi sono anche altri aspetti, ad esempio una lunga riflessione su come un ateo vede la morte, aspetto che cattura molto l'attenzione di Ratzinger e su cui sarei stato interessato conoscere anche il parere di Monsignor Paglia, che al tema della morte ha dedicato un'importante opera. Ma possiamo dire che appunto questo dialogo è una tensione continua. Vi sono anche momenti molto interessanti, ad esempio sui doni che Dodifreddi fa al pontefice, e che sono sempre pensati con una logica davvero interessante, così come le interpretazioni ad esempio dei suoi anni. In occasione dei compleanni il professor Dodifreddi invia sempre lettere al pontefice dando l'interpretazione numerologica degli anni che via via il pontefice va compiendo. Quindi si può dire che sì, c'è sicuramente una differenza di fondo che nessuno nega, però ecco, se si vuole trovare una differenza tra questo scambio e quello appunto con il direttore di Repubblica da parte dell'attuale pontefice, è che qui in certi passaggi si sente quasi inopportuni, perché appunto quello è un carteggio pensato per la pubblicazione su un grande quotidiano, questo è un carteggio privato dove in certi momenti, e penso ad esempio a quando Dodifreddi descrive al pontefice le sue sensazioni dopo il triste evento della scomparsa di sua madre, e lì ci sono riflessioni talmente personali, talmente possiamo dire interiori, dove davvero non c'è, come dicevo all'inizio, paracadute. Ora la domanda che ci si può porre è: come mai gli ultimi due pontefici hanno accettato di dialogare con due illustri non credenti? Questa è una riflessione che si può fare leggendo queste pagine. Effettivamente noi sappiamo che durante il Concilio Vaticano II venne pubblicata da Paolo VI l'enciclica Ecclesiam Suam, che senz'altro avvia questo tema, ma se vogliamo dirlo, Papa Montini e anche Giovanni Paolo II avevano un approccio di avvicinarsi al non credente per correggerlo, quasi mi verrebbe da dire riportarlo sulla retta via. Invece i due ultimi pontefici hanno cercato un dialogo diretto, personale, in particolare Papa Benedetto, e uno si può chiedere perché questo. Effettivamente, se io ho riflettuto molto su questo aspetto, e
Papa Benedetto viene, come tutti voi sapete, da una nazione diversa dall'Italia, dalla Germania, quindi una nazione in prevalenza protestante e dove il numero di coloro che non crede, che non credono è sempre stato significativo. Quindi lui era quasi ontologicamente pronto al dialogo. Un dialogo, tra l'altro, fatto, come ci dimostrano molte foto, in giacca e cravatta, quindi con l'approccio di un professore e non solo da ecclesiastico. E questo, secondo me, nella mente dell'interlocutore ha agevolato questo scambio. E del resto, come si ricorderà, il Papa Emerito ha avuto l'importante colloquio che il direttore ricordava con il direttore d'Arcais, poi quello con Habermas, ma soprattutto uno molto significativo con Oriana Fallaci nell'agosto del 2005, quindi proprio all'inizio del suo pontificato, e poi, cosa davvero significativa, su cui spesso secondo me non si riflette abbastanza, in occasione dell'incontro di preghiera di Assisi del 2012, volle la presenza dei non credenti, che in un incontro di preghiera si potrebbe pensare che fossero quasi un fuor d'opera, diciamo. Invece è proprio nello stile Ratzinger, estendere il dialogo a tutti, addirittura lui arriva a dire ad Assisi che se molte persone non credono è per colpa dei cristiani che considerano Dio come una proprietà. E questa è una cosa che, detta da un Papa, è significativa. Anche Papa Francesco ha questa attenzione per i non credenti che gli deriva appunto da arrivare da una megalopoli come Buenos Aires, dove lui ha avuto da sempre molti contatti con quel mondo. Quindi possiamo dire che se c'è un aspetto tra i tanti che accomuna questi due pontificati è senz'altro questo, l'attenzione a chi non crede, a chi è diverso da loro, a chi viene da un altro mondo che però cerca un contatto non per mutare opinione, appunto il caso del professor Di Freddi e di molti tra i presenti, ma perché c'è interesse, c'è appunto volontà di dialogo. E poi cosa avviene? Questo è anche un riferimento personale. Quando hai il privilegio di incontrare Papa Benedetto, dopo l'incontro, e anche il professor Di Freddi questo lo scrive, ti capita di tornare spesso al momento in cui, con la mente ovviamente, al momento in cui hai avuto il privilegio di incontrarlo. E quasi naturalmente ti trovi a provare un incredibile affetto per lui che colpisce e che fa riflettere, perché appunto magari si può partire da posizioni diverse, ma poi la statura intellettuale di quell'uomo, la sua apertura, fa sì che tu rimanga colpito e anche cominci a provare un forte affetto, affetto che poi si estende alle persone a lui più vicine. È l'esempio appunto di Sua Eccellenza Monsignor Genswein, un devoto ed efficientissimo segretario che analizza l'interlocutore con molta attenzione e poi concede l'accesso al pontefice, ben sapendo che a volte si parte da posizioni distanti, ma che le posizioni distanti non precludono il dialogo. E poi, cosa che è successa appunto all'autore e non solo a lui, ti trovi casualmente a frequentare i luoghi che lui stesso ha frequentato. Il professor Di Freddi parla di un hotel di Bressanone, io potrei parlare di un hotel di Sulmona. Quindi c'è questa casualità dove le vite continuano a incrociarsi. E effettivamente questo colpisce molto. Ora io vorrei porre una domanda, anzi due domande, perché leggendo queste pagine sono molte le domande che ci si potrebbe porre, ma sono due in particolare quelle che io mi sono sempre posto fin dalla prima pagina e nell'ultima non ho trovato una risposta, quindi spero che poi l'autore nelle sue conclusioni vorrà rispondere. Ora, tutti noi sappiamo che l'idea del cortile dei gentili è nata il Papa Emerito, allora regnante, ne parla in occasione degli auguri di Natale alla Curia del 2009. Ma secondo me questa idea era nata in lui già in occasione del discorso mai pronunciato, ma inviato al Rettore, della Sapienza. O meglio, perché se uno legge il discorso che il Papa aveva preparato per quell'occasione, la prima sensazione che si prova è quella di collocarlo accanto ai discorsi più noti pronunciati da Ratzinger al Parlamento inglese o tedesco o al Collège des Bernardins di Parigi, perché per rilievo culturale e intensità il discorso romano non è in nessun modo inferiore a questi. E secondo me in nuce il cortile dei gentili è nato allora nella testa del pontefice. Io spero che poi il professor Di Freddi mi darà una sua opinione sul punto, e sarei curioso anche di sapere da padre Georg se la mia intuizione è giusta. Ma poi c'è un altro aspetto che mi colpisce.
Ora, ricordiamo la durezza dello scontro in occasione della visita, della mancata visita alla Sapienza. Addirittura il professor Di Freddi arrivò a definire il pontefice in una intervista al Mattino reazionario, polemico e che cerca la rissa con tutti. Ora, la mia domanda è: come mai nel corso dei famosi 5 incontri o nel nutrito carteggio di questa vicenda della Sapienza non si è mai parlato? C'è un fugacissimo accenno, sì, a pagina 121, ma davvero molto fugace. Per il resto non se ne parla mai e questa è una cosa che colpisce molto. E tra l'altro sarei curioso di sapere dal professor Di Freddi se egli si sia eventualmente pentito di aver animato quelle proteste, esserne stato in qualche modo il simbolo. Tutti noi ricordiamo ad esempio una sua partecipazione a Porta con a fianco all'onorevole Pannella, lui dove lui davvero attaccava con veemenza il pontefice con le ragioni che riteneva di portare, ovviamente. Quindi sarei curioso di sapere se a distanza di tanti anni e dopo questo incontro qualcosa è cambiato. E per il resto si può dire che i due protagonisti ci hanno donato un volume che resterà, perché appunto è qualcosa che induce a riflettere e a provare ammirazione per entrambi i protagonisti del dialogo, perché ci hanno fatto un grande dono che credo appunto è consegnato alla storia. Non è un volume che sarà dimenticato, così come non sarà dimenticato il pontificato di Benedetto XVI e le riflessioni di questo acuto logico matematico che ha avuto anche il coraggio di dialogare con una persona così diversa da lui, dando un segnale importante anche per il mondo di oggi e per la nostra società. Grazie. La ringrazio per questo intervento molto, molto, molto acuto. Vedete, io ho sempre pensato che la diversità di posizioni sia, come dire, una ricchezza, che proprio dallo scontro, incontro, scontro, incontro degli opposti, poi possa nascere qualcosa di nuovo, qualcosa di importante. Nel libro mi piace quando Papa Benedetto dice: sono felice dell'inquietudine del professor Di Freddi sulla questione di Dio e di Gesù Cristo, cioè nel senso che è come se lui volesse scorgere una fiammella. La parola a padre Federico Lombardi. Direttore, mi scusi soltanto per ringraziare anche padre Lombardi che immediatamente al pari del professor Di Freddi ha aderito con entusiasmo alla mia proposta di essere qui oggi. Mi scusi, assolutamente avevo dimenticato, sì. Assolutamente sì. Desidero ringraziarlo. Grazie, io ringrazio di essere stato invitato e ringrazio il dottor Acciavatti per questo contributo molto ricco che ci ha dato. Io sarò molto più semplice e limitato, conto sulla ricchezza dei contributi che ci vengono dati questa sera e sulla loro varietà. Con Di Freddi non è che abbiamo una grande familiarità e un grande rapporto, però avendo alcune origini comuni sentiamo una certa sintonia e un certo desiderio di comunicare. Origini comuni sono nello studio della matematica dell'Università di Torino, sia lui sia io qualche anno prima, e perché sono più vecchio, e poi anche il fatto che siamo cuneesi tutti e due, quindi amiamo le stesse montagne, le stesse valli in un modo molto, molto intenso. Di Freddi nota nel suo libro che quando mi informò di una risposta positiva del Papa Benedetto alla sua domanda di interlocuzione, ecco, mandandogli il libro che aveva scritto e sapendo che c'era una risposta in arrivo e vedendo una risposta in arrivo, io gli dissi: ah, in verità lo sapevo che c'era questa risposta in preparazione, perché poco tempo dopo che Papa Benedetto rientrò in Vaticano, dopo le dimissioni e la permanenza a Castel Gandolfo, una volta in cui potei andarlo a trovare, gli chiesi naturalmente: beh, adesso che cosa sta facendo? E lui, una delle cose che mi disse: sto preparando la risposta a Di Freddi. E io fui molto colpito da questo.
perché sapevo che Odifreddi aveva manifestato più volte un desiderio, un interesse, diciamo, di interlocuzione con Papa Benedetto, ma non mi ero immaginato che questa fosse poi una delle prime attività che egli faceva al ritorno da Castel Gandolfo, riprendendo la vita al monastero Mater Ecclesiae. E io ritengo che questo fatto della interlocuzione con Odifreddi, degli incontri con lui e della corrispondenza sia un fatto non piccolo del periodo, diciamo, post-pontificato, del tempo di Benedetto XVI a Mater Ecclesiae, perché evidentemente una volta, diciamo, passato il gran peso delle responsabilità del governo della Chiesa, riprendendo con le forze che erano disponibili ancora, diciamo, un'attività di riflessione, di dialogo intellettuale, di corrispondenza con altre persone, ecco, si colloca questo dialogo. E quindi penso che sia un fatto significativo, e anche significativo per il tempo in cui si è sviluppato. È comprensibile che si sia sviluppato allora, mentre durante il pontificato era evidentemente molto più difficile. Ma lo trovo molto significativo della personalità di Papa Benedetto, perché manifesta bene, si collega bene con i suoi atteggiamenti, con il suo spirito, anche durante tutta la sua vita, durante il suo periodo di studio e anche durante il suo pontificato, ma si esprime poi in questo dialogo con Odifreddi negli ultimi anni. Ecco, c'è sempre stata da parte di Ratzinger, Benedetto, una disponibilità al dialogo, un desiderio di dialogo. Questo certamente. La sua vita intellettuale anche nelle università tedesche, che avevano una certa abitudine anche all'interlocuzione, al dibattito, certamente lo prepara, diciamo, lo forma in una vita intellettuale che si svolge anche in dibattito e in confronto con altri. Ma quello che a me, anche personalmente, di cui quindi posso testimoniare, ha sempre colpito è la serietà della sua attenzione all'interlocutore. Cioè, lui prende sempre molto sul serio quello che gli viene detto dall'interlocutore. Cerca veramente di capirlo, di rispettarlo e di entrare in dialogo con la persona. Questo dirò una piccola battuta, ma a volte anche quando c'erano domande di giornalisti o di altri, io ero un po' dell'idea che forse non era necessario prenderle tutte così seriamente, anzi forse era meglio anche non prenderle tutte così seriamente. E lui invece vedevo che proprio la sua personalità lo portava a prendere sempre molto seriamente quello che gli era detto, anche da persone certamente non della sua levatura culturale, o non di grande levatura culturale. Ecco. Quindi una predisposizione a questo dialogo personale con Odifreddi viene dalla serietà dell'attenzione che Benedetto ha sempre avuto per gli interlocutori, e questo lo si vede in questo libro, diciamo, perché si sviluppa un rapporto in cui l'attenzione, la curiosità intellettuale di Benedetto sono estremamente intense, e anche il gusto del confrontarsi e del dialogare. Non c'è uno sfuggire, come ci potrebbe essere in me o in altri, al fatto del confrontarsi o del discutere. No, lo desidera, lo vive con intensità e con gusto. Un'altra piccola osservazione che volevo fare è che trovo molto bello che tutto sia cominciato un po' dalla lettura di Introduzione al Cristianesimo, che rimane effettivamente uno dei libri, diciamo così, più riusciti anche di Ratzinger, pensatore e professore
nella sua giovinezza, maturità teologica, un libro che fece veramente una grande impressione in tutti coloro che lo lessero. A quel tempo anch'io lo lessi un poco dopo che era stato pubblicato e mi fece un'impressione formidabile. Ecco, quindi non mi stupisce che anche Odifreddi attraverso questo libro abbia colto, diciamo, la profondità, la serietà di questo pensiero. Un'altra considerazione che volevo fare era sugli atteggiamenti e sui sentimenti veri che sono manifestati in questo libro e in questa corrispondenza. Cioè, a me colpisce quando tutte le lettere terminano con affetto e amicizia, e con simpatia. Cioè, si sente che veramente sono due persone che si incontrano e alla fine si vogliono bene, cioè sentono affetto e simpatia sincere. E questo è molto bello, ecco, mi pare che si manifesta appunto non solo un dialogo, per nulla solo un dialogo intellettuale, ma un dialogo di persone che entrano in sintonia reciproca e in desiderio di accogliersi e di incontrarsi, con indubbia attenzione e stima reciproca. Ecco, il clima degli incontri è una testimonianza preziosa. Io dirò, personalmente a me piacciono di più i racconti degli incontri che diverse delle lettere, che rimangono più a volte anche un esercizio di cultura, di espressione intellettuale, ecco, mentre i racconti degli incontri ci parlano di incontri di persone che secondo me sono un contributo non piccolo anche alla biografia di Ratzinger in questi ultimi anni. È una cosa di cui bisogna tenere memoria, anche perché ce n'è una testimonianza così dettagliata e così seria che ci viene data bene da Odifreddi. È notevole questa sua capacità di ricordare subito con precisione di cosa si tratta. E anche il clima è manifestato dall'attenzione di questi doni, dall'intelligenza di questi doni, che suscitano evidentemente la curiosità anche di Benedetto, doni bellissimi come quello degli piccoli esseri viventi che vivono di luce. Diciamo, ci sono veramente delle cose che Odifreddi ha scelto con grande intelligenza. E uno dei doni di Odifreddi, direi anche nel libro, anche negli altri libri, è quello di cogliere e di descrivere le persone, non solo quello che pensano o scrivono o dicono gli scienziati, ma chi sono questi scienziati. Ecco, se voi vedete come lui parla di Gödel, lui vi spiega chi era Gödel, come viveva, che tipo di stile di vita aveva e che mentalità. Ecco, questo vi dà un senso di capacità di rapporto umano al di là del puro contenuto intellettuale, che è quello che poi si riverifica anche nell'incontro con Benedetto. Per quanto riguarda, diciamo, il libro, come nota Ravasi, c'è una certa sproporzione dei contenuti, soprattutto nella parte appunto delle lettere, perché di Benedetto, a parte la lunga lettera, la prima lunga lettera, ce ne sono poi altre due o tre che sono anche di un certo contenuto intellettuale, le altre sono un po' il rapporto personale di affetto, di cortesia e di gentilezza. Quindi, diciamo, non sono paragonabili, direi, le quantità di contenuto che Odifreddi, diciamo, riversa con la sua ampiezza, diciamo, abbondanza di cultura, di letture, di spunti di riflessione e così via, e le risposte di Benedetto, che quando arrivano sono puntuali, anche in quelle brevi ci sono delle osservazioni molto precise, ma evidentemente non rappresentano più un'interlocuzione di contenuti, diciamo, adeguata. In questo senso io do molta importanza all'aspetto, diciamo così, personale, e quello che dice sulla personalità di Benedetto e sul rapporto con Odifreddi. C'è un'ultima cosa, perché non vorrei poi, vedo che sto diventando lungo, c'è un'osservazione da cui Odifreddi era stato colpito anche prima di questa corrispondenza e su cui io non ho trovato molto sviluppo all'interno del libro, anche se c'è certamente un riferimento preciso,
ed è la considerazione che Benedetto aveva fatto più di una volta anche durante il papato a proposito della matematica e della, diciamo, con cui tu leggi l'universo e che quindi manifesta, diciamo, un logos, una struttura intelligente e leggibile matematicamente dell'universo, e la ragione umana che è capace quindi con la matematica. E allora la domanda: se, diciamo, al di sopra, prima, all'origine della razionalità oggettiva che si vede nell'universo e che attraverso la matematica viene effettivamente conosciuta e anche con cui l'uomo riesce a dialogare, e l'intelligenza dell'uomo non hanno, diciamo, a monte una intelligenza, diciamo, previa che è all'origine di ambedue. Ecco. Naturalmente Benedetto non dice che questa sia una prova, diciamo così, dell'esistenza di Dio come essere intelligente, ma comunque pone una domanda profonda di riflessione sull'uomo nell'universo, sul rapporto tra l'uomo e l'universo e la struttura, diciamo così, ragionevole, razionale che uno riconosce nell'universo. Questo mi sembrerebbe un punto molto importante, diciamo anche esistenzialmente per me è stato sempre molto importante, e quindi sarei contento che poi diciamo, Di Freddi lo riprendesse. Lui lo dice che questo equivale in certo senso a un teorema divino che dice che se Dio esiste la matematica è coerente. Ecco, io non sono riuscito a entrare in profondità in questo, ma mi sembrerebbe un punto significativo, anche perché poi da questa diciamo, razionalità letta nel mondo, Benedetto poi continua ad aprire il discorso su un allargamento della ragione al di là della matematica applicata alla scienza, diciamo, naturale, e su una razionalità più ampia che anche attraverso diciamo, la teologia, la filosofia e la teologia legge diciamo, tutta la realtà, sentendo che la fede e la ragione sono continuamente in dialogo e si aiutano reciprocamente, che è una delle dimensioni importanti del suo pensiero. Ecco. Ecco, su questo sarei contento che Di Freddi riprendesse il tema, anche perché c'è un punto in cui Benedetto dice: ma nel suo libro, nelle sue cose, io non trovo molto sulla libertà, sull'amore e sul male, che sono grandi tematiche, grandi problemi, a cui invece, diciamo, noi con la fede cerchiamo una risposta. Ecco. Questo mi è sembrato vero, cioè anche nel libro che leggiamo, in tutti questi temi non sono, diciamo, presi, diciamo, direttamente e approfonditi dalla posizione, diciamo, dell'ateo, del matematico ateo. Ecco. E questo mi sembrerebbe qualcosa che dovrebbe continuare forse a essere riflettuto, ma purtroppo Benedetto forse non ha più tante occasioni di ricevere Di Freddi per discutere su questo. Voglio terminare e vi ringrazio della pazienza, ecco, ma dico che trovo un bel contributo anche per me, è molto importante per la conoscenza, diciamo, e per la biografia di Papa Ratzinger, e trovo affascinante il fatto che si sia stabilito un rapporto personale di questa levatura, di questa intensità e di questa finezza fra queste due persone. Si tratta di sentimenti veri che non sono formalismo, e voglio fare i miei complimenti al professor Di Freddi, perché questo è un metodo che noi giornalisti adottiamo molto spesso, quello di far scaturire le considerazioni dalla narrazione di fatti che sono accaduti. Ricordo quella tragedia del fulmine nel luglio del 1960, dove appunto con un fulmine furono colpite delle persone innocenti, un evento naturale assolutamente imponderabile, e quindi questo diventa
come dire, il fatto dal quale far scaturire un ragionamento, le posizioni del professor Di Freddi sulla morte. L'altro tratto che vorrei sottolineare in questo volume è l'umiltà grandezza di Papa Benedetto, che mostra quasi, come dire, una grande attenzione ai temi che gli vengono proposti, con la volontà di voler apprendere, cioè con la consapevolezza di non essere possessore di una scienza immensa, sterminata, perché il professor Di Freddi è un matematico, Papa Benedetto è un filosofo, un teologo, e lui, ho l'impressione che Papa Benedetto si sforzi di comprendere anche le posizioni scientifiche che vengono poste dal suo interlocutore. Questo è un atto di umiltà, ma anche di grandezza, di grandezza. Ancora, voglio ricordare, perché me la sono annotata, poi la ripeterò in televisione, una citazione di Antonio Labriola, che è un meridionale come me, ha insegnato a lungo nella mia università di origine, la Federico II, quando dice: la verità non si mette ai voti. E ancor più la verità storica non può essere messa ai voti, ma ha una sua oggettività. Adesso do la parola al mio collega Fabio Zavattaro, col quale ho collaborato un decennio, io da vice direttore del TG1, lui da vaticanista, adesso è il direttore scientifico del Master di giornalismo della LUMSA e io ne conosco il valore. Prego Fabio. No, ecco, non vedevo la luce accendersi, quindi ero un po' preoccupato. Buonasera a tutti, grazie di questo invito, grazie alle autorità presenti, a voi tutti. Normalmente io negli anni passati ero dalla parte dove siete voi oggi, non da questa parte, anzi da questa parte credo di aver, come dire, di essere stato assai poche volte. Pochissime, forse neanche una sola mano è sufficiente a contarle. E quindi mi trovo un po' in difficoltà, ho sempre raccontato le cose, ho seguito l'intero pontificato di Papa Benedetto XVI, un pontificato molto, almeno è arrivato il nostro amico Monsignor Paglia, un pontificato che veramente è stato molto interessante e importante per la storia della Chiesa. Parlava di verità prima Gennaro San Giuliano. A me piace usare un'immagine che rubo a Leone Tolstoi. Per lui la verità è come la lanterna nelle mani di un viandante, il quale non vede la lanterna ciò che ancora non illumina, non vede quello che ha già camminato, perché il percorso che ha già fatto, perché ovviamente la lanterna non illumina quella parte, però egli vede sempre ciò che è con lui, cioè quel camminare in quel momento. Ed è sempre libero di scegliere l'una o l'altra parte della via. Ecco, io credo che questo un po' ci aiuta a entrare in questo libro che ha come titolo, anche in cammino alla ricerca della verità. Dunque, la verità ci deve accompagnare. Ed è interessante, lo hanno già detto, quindi cercherò di evitare di ripetere le cose già dette. È interessante, secondo me, anche una coincidenza. Noi parliamo oggi alla vigilia di una data importante, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Papa Roncalli lo ha aperto in Basilica con quel meraviglioso discorso, Gaudet Mater Ecclesia. Paolo VI lo chiude sul Sagrato di San Pietro, potremmo dire, usando una terminologia cara a Papa Francesco, la Chiesa in uscita. Sta sul Sagrato, consegna i messaggi ai giovani, ai politici, alle donne, agli intellettuali. In questo messaggio leggo, per non sbagliare ovviamente la citazione,
Agli intellettuali lui li definisce, in questo messaggio, cercatori della verità, uomini di pensiero e di scienza, esploratori dell'uomo, dell'universo e della storia. Il messaggio si rivolge agli uni, pellegrini in marcia verso la luce, e agli altri, a coloro che si sono arrestati nel cammino, stanchi e delusi, per una vana ricerca. La richiesta è comune, dice in questo messaggio il Concilio. Continuate a cercare senza stancarsi, senza disperare mai della verità. Mi pare che sia un po' questo anche la sintesi, se vogliamo, di questo libro molto interessante. Ringrazio il matematico, ormai la chiamo tutti matematico, mi adeguo anch'io, perché quel cercare Dio, querere Deum, scusatemi, è un elemento importantissimo. In un passaggio del libro, a proposito, visto che si parlava prima di tanti temi, la vita, la morte, eccetera, proprio sulla morte, lei scrive: la cosa non mi spaventa, ma mi stimola a non sprecare il tempo che mi è rimasto, cercando di sfruttarlo fino in fondo, anche se so che questo è il pensiero di chi ancora non si è staccato completamente e che con il passare degli anni potrò guardare al traguardo che si avvicina non con apprensione, ma con rassegnazione e addirittura con accettazione. Dunque la ricerca, altro elemento utile in questo nostro cammino. Allora faccio qualche piccola citazione qua e là, tanto per divertirmi un po'. Non era ancora Papa, era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, e a Chieti, 28 gennaio 1989, ha un incontro sul tema Tommaso, il coraggio della verità. E lui dice: il credere non si oppone al pensare, al nostro impegno intellettuale, ma anzi lo esige, lo presuppone, lo fa maturare. La filosofia diventa così una necessità per la teologia. Il rispetto della sua autonomia è una implicazione della fede. Sempre quell'anno, ricordando i 10 anni del pontificato di Giovanni Paolo II, dirà: senza verità non c'è nessun agire corretto. Per questo il desiderio della verità, la ricerca umile e disponibile di essa, è il presupposto fondamentale di ogni libertà e di ogni morale. Mi pare che siamo proprio nel cuore del libro, nelle tante pagine e nello scambio epistolare, molto interessante. Ha ragione Padre Lombardi quando dice: alcune lettere sono ricche di contenuti, lunghe. Quella per esempio su Ratisbona, tornerò più avanti, con i 3 punti precisi in cui commenta e contesta anche alcune affermazioni a proposito di Ratisbona. Ma di Ratisbona direi che possiamo arrivarci con comodo, perché Ratisbona è stato un vero incidente del mondo della comunicazione. E lo dico perché l'ho vissuto direttamente, come Padre Lombardi sicuramente ricorda. Che cosa è passato di questo discorso? È passato quel colloquio, anzi quella frase, quel passaggio sulla fede portata con la spada, no? Ecco, quel passaggio era la citazione del 7° colloquio, se non ricordo male, tra l'imperatore e il dotto persiano, la fede diffusa con la spada, ecco, una lettura non corretta fatta, ahimè, da alcuni di noi. La lezione invece è anche, secondo me, la chiave giusta per comprendere almeno in parte, il pontificato di Papa Benedetto XVI, con quel suo riferirsi ad una ragione svuotata da tutto ciò che è spirituale. È la critica che fa l'Occidente, il Papa.
un mondo che ha immaginato Dio e la spiritualità. Per Benedetto XVI non è l'illuminismo, ma un falso illuminismo che vuole escludere Dio dalla vita dell'uomo. Fede e ragione non sono due monadi. Il Dio cristiano è certamente amore, ma è anche ragione, logos. È un Dio razionale e perciò è sbagliato per il Papa affermare che sia razionale solo ciò che è empiricamente dimostrabile. Su questo avete discusso a lungo nelle lettere, lo abbiamo trovato anche più volte. Solo così, afferma sempre a Regensburg il Papa, diventiamo anche capaci di un vero dialogo delle culture e delle religioni, un dialogo di cui abbiamo un così urgente bisogno. Nel mondo occidentale domina largamente l'opinione che soltanto la ragione positivista e le forme di filosofia da esse derivanti siano universali, ma le culture profondamente religiose del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino dall'universalità della ragione un attacco alle loro convinzioni più intime. Ecco, mi pare che già questo ci porta, intanto vado avanti perché il tempo scorre e altre persone devono parlare dopo di me. Mi fermo soltanto su tre, ma velocemente, non sarò così lungo nel racconto, su tre discorsi che secondo me hanno segnato e dobbiamo tenere a mente per quando leggiamo il pontificato di Papa Benedetto XVI. Sono i tre discorsi che pronuncia a 3 anni di distanza l'uno dall'altro in 3 diverse città, Parigi, Londra e Berlino. Sono i 3 discorsi chiave. A Berlino, davanti ai parlamentari tedeschi, fa un ragionamento molto, molto interessante. Tra l'altro, anche lì c'era stata la contestazione, parte di alcuni parlamentari del Gruppo Verde sono usciti da quell'aula, e però proprio a loro nel discorso Papa Benedetto ha fatto riferimento, no? Quando ha parlato dell'ecologia, quando ha detto che bisogna aprire la finestra e far entrare aria fresca, aria nuova. Allora, nel discorso dice nella storia gli ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre motivati in modo religioso. Sulla base di un riferimento alla divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi religioni, il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato o alla società un diritto rivelato, mai un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione, quali vere fonti del diritto, ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella ragione creatrice di Dio. Anche qui mi pare che nelle lettere e nelle risposte ci sia stato molto bello anche quel passaggio quando si domanda come deve essere l'azione del politico. Fa la citazione del primo libro dei Re, la richiesta di Salomone, che cosa, quando il Signore dice che cosa vuoi, non ricchezza, non doni, ma un cuore docile che sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Mi pare che questa è una buona lezione anche nel nostro mondo italiano. E infine di quel discorso c'è un passaggio che è stato anche contestato, ma che secondo me è molto importante, perché a un certo punto dice l'azione politica non cercano il successo, diciamo, ma questo successo, perché è inevitabile che il politico cerchi il successo, altrimenti non verrebbe rieletto più avanti, è subordinato al criterio della giustizia, alla volontà di attuare il diritto e all'intelligenza del diritto. Il successo può essere anche una seduzione, ecco il punto delicato, e può aprire la strada alla contraffazione del diritto, alla distruzione della giustizia. Esplicito riferimento
a ciò che è accaduto a cavallo tra la prima e la seconda guerra mondiale in Germania, e l'ascesa di Hitler, tanto per essere chiari, e citando Sant'Agostino, il Papa ha affermato: togli il diritto e allora che cosa distingue lo Stato da una grossa banda di briganti? In Gran Bretagna, non perché ci siano i briganti, forse ci saranno anche lì, ci mancherebbe, ma non era questo il senso. In Gran Bretagna fa questo discorso al Westminster Hall, il luogo dove è stato condannato Tommaso Moro, tanto per essere chiaro, perché non era d'accordo con il sovrano, naturalmente. Allora, lì si fa una domanda: dove può essere trovato il fondamento etico per le scelte politiche? La tradizione cattolica sostiene che le norme obiettive che governano il retto agire sono accessibili alla ragione, prescindendo dal contenuto della rivelazione. Secondo questa comprensione, il ruolo della religione nel dibattito politico non è tanto quello di fornire tali norme, come se esse non potessero essere conosciute dai non credenti, ancora meno è quello di proporre soluzioni politiche concrete, che è del tutto al di fuori della competenza della religione, bensì piuttosto di aiutare a purificare e gettare luce sull'applicazione della ragione, nella scoperta dei principi morali oggettivi, il ruolo correttivo, come disse anche in quel discorso. Terzo e ultimo, il Collegio Bernardin, Parigi, delle radici dell'Europa, i monasteri, che cosa hanno portato davvero, e poi dovremo anche discutere, volendo, ma non qui in questa sera. Parliamo della Gran Bretagna come del Parlamento più antico nell'ordine democratico, ma quel Parlamento, anzi il Parliamentum, era già presente nei monasteri molti anni prima che venisse creato, diciamo così, nella democrazia inglese. Allora, nel suo discorso traccia una sorta di itinerario qui al Collegio dei Bernardin, una sorta di itinerario del cammino dei monaci, il passaggio dal mondo classico al Medioevo, alla ricerca di Dio. Anche questo è un tema che avete affrontato e sul quale c'è stato un bellissimo scambio epistolare. Nel suo discorso il Papa traccia proprio una sorta di itinerario, dicevo, del cammino di questi monaci, alla ricerca di Dio, atteggiamento veramente filosofico, guardare oltre le cose penultime e mettersi in ricerca di quelle ultime, quelle vere, un cercare reso possibile perché esiste già una parola accolta, diceva Papa Benedetto XVI. L'ultimo riferimento, e vi chiedo scusa se sono andato un po' oltre il tempo che mi era concesso, l'ultimo riferimento lo faccio perché è stato citato poco fa, proprio l'incontro del 27 ottobre a Assisi, 2011, la giornata di preghiera per la pace, l'invito alle persone non credenti, erano 3 o 4 se non ricordo male il numero, e tra queste c'era la filosofa Giulia Kristeva, di lei si è parlato anche come di ateismo mistico, tra le altre cose. E proprio la Kristeva, Santa Maria degli Angeli, parlerà di un nuovo umanesimo, di San Francesco che non cerca tanto di essere compreso ma di comprendere, non tanto di essere amato ma di amare. Francesco che suscita la spiritualità delle donne con l'opera di Santa Chiara, che pone il bambino nel cuore della cultura europea, creando la festa del Natale. L'invito rivolto a non credenti dal Papa, ha detto la Kristeva, mi ha fatto capire che si è chiuso il tempo del sospetto, del dubbio, dell'incertezza fra credenti e non credenti. Quindi cercare Dio oggi, diceva Papa Benedetto in quell'occasione, non è meno necessario che in passato, perché una cultura meramente positivista che rimuovesse nel campo soggettivo come non scientifica la domanda circa Dio sarebbe la capitolazione della religione.
ciò che ha fondato la cultura dell'Europa, la ricerca di Dio e la disponibilità ad ascoltarlo, rimane anche oggi il fondamento di ogni vera cultura. Grazie. Grazie Fabio. Ci ha raggiunto Monsignor Vincenzo Paglia, lo ringrazio di essere qui insieme a noi e gli do immediatamente la parola. Doveva intervenire prima, ma ho fatto intervenire prima Fabio. Grazie. Grazie dell'invito. Scusate il ritardo, ma i traffici in Europa non sono così lineari come in passato. Però ho accettato molto volentieri l'invito a presentare questo libro, che è un bellissimo libro, direi anche molto originale, non solo perché i due autori sono importanti, ma l'importanza è il fatto che hanno dialogato insieme un Papa emerito ed un matematico, meglio, più che uno scienziato. E la prima riflessione che mi è venuta leggendo questo libro, che ovviamente noi non riassumiamo anche perché bisogna leggerlo, vale la pena leggerlo, in tutte le sue parti, perché quella, la relazione degli incontri fanno emergere una amicizia bella. Certo, il mediatore dell'amicizia sta anche alla tua destra, Georg, che ha accompagnato e facilitato, mostrando a mio avviso una dimensione profonda, oggi rara, di un dialogo da due posizioni molto diverse, ma che si incontrano in un'amicizia bella. Vorrei dire anche tenera, come accade nell'ultima parte, nelle ultime pagine, quando Pier Giorgio racconta all'amico credente i suoi pensieri di fronte alla morte della mamma. È una chiave di lettura di tutto il testo, perché non si è trattato semplicemente di un dibattito teorico, e questo poi lo accennerò in tutte le sue implicazioni, ma c'è stata una relazione amicale che a me pare importante dover sottolineare di fronte ad un clima come quello nel quale noi viviamo, dove la polemica è d'obbligo. Non si dialoga, si bisticcia, dovunque. Non si incontrano le idee, ma si demonizza l'avversario. E questo a livello sia della politica, sia di altri dibattiti culturali. Ecco perché l'esempio di questo volume è un esempio virtuoso, un esempio positivo. E, come dire, e gli argomenti sono variegati, c'è tutto, come tra due amici, dai dolci, e qui c'è anche qualche scenetta simpatica, all'uso del computer, che Papa Benedetto non usa, mostrando che si può vivere saggiamente anche senza computer, ma questo è una parentesi che lasciamo altrove. Anche affrontando argomenti a volte spinosi, il libro di Radaelli, per esempio, che critica Papa Benedetto, o anche quando Pier Giorgio stuzzica il Papa sulle novità rispetto a Papa Francesco, perché non ha peli sulla lingua. E poi lo sottolinea, sì, che il Papa, come dire, alza il sopracciglio. Ecco, arrivo a dir questo per mostrare una dialettica che c'è. Tra due intellettuali, si regalano libri tra loro, il che è rarissimo oggi. Anche libri dei due personali, come il motivo di fondo che lega un'amicizia basata appunto non semplicemente su una dimensione affettiva, che a mio avviso è importante e lo sottolineerò dopo, ma un'amicizia che si basa
sull'incontro, sul dialogo, su temi concreti, di tutti i livelli. Ovviamente non manca la stuzzicatura su Hans Küng, figuriamoci, non mancano altri, mostrando poi, come dire, due mondi culturali che uniti assieme sono enormi, ma anche diversi. È chiaro che Papa Benedetto, come dire, sfodera la sua cultura dalla scrittura, qui il tema su Gesù poi lo affronto, il tema della storia della teologia, della teologia, della storia della Chiesa, e Odifreddi matematico, un matematico che, devo dire, stuzzica subito il Papa, quando lo vuole, come dire, prendere un po' in contropiede, quando lui dice che che oggi la vera religiosità si trova più nella scienza che nella filosofia. Ora è chiaro che il Papa è un teologo, però è anche filosofo, ma non è matematico. E allora qui la pretesa, o meglio, l'invito di Pier Giorgio Odifreddi, che in una cultura enciclopedica, perché spazia su tutto, sulle religioni orientali, sulla psicanalisi, sulla teologia contemporanea, sulla storia anche delle altre religioni. L'unica, come dire, lacuna è quella sull'Islam, che riconosce. Cioè, sull'Islam mi trovo impreparato. Beh, c'è tempo per andare avanti. Però quello che a me pare importante è che si vede da questo dialogo quanto sia decisiva nel mondo di oggi un rapporto amicale, in un mondo di soli, in un mondo dove l'io è il dittatore, è il padre eterno, anzi, come il mio amico Derita parla appunto della nuova religione che è sorta, la egolatria. Ecco. Il culto dell'io. Ecco qui no, chi legge? Chi si rapporta con la cultura? È immunizzato da questa divinizzazione, da questo monoteismo dell'io. È immunizzato. Perché? Perché si incontra con mondi diversissimi e non solo permette un dialogo come quello che è avvenuto, ma anche tessuto di amicizia, di simpatia, di rispetto. Tanto che, pur non essendo iniziato il volume con l'intento di proporlo, poi man mano di fatto si è via via solidificato e concordemente Pier Giorgio Odifreddi e Papa Benedetto hanno consentito che questo volume uscisse proprio per edificazione di tutti. Odifreddi parla di uno strumento spirituale, e perché no? E perché no? Certo, è uno strumento che oggi non possiamo non avere tra le mani. La indicazione data da Papa Benedetto di affidare l'introduzione al cardinale Ravasi mi permette di entrare nella seconda riflessione che vorrei fare, che riguarda i contenuti del libro. È chiaro che l'orizzonte, prendiamo il cortile dei gentili che più volte ricorre nel testo, l'orizzonte del cortile dei gentili è qui disegnato da due grandi temi, la fede e la scienza. Ecco, questo è l'orizzonte nel quale si muove tutto il ragionamento, ma con alcune asimmetrie. I temi, alcuni sono molto belli, pieni di passione. Penso al primo grande tema, appunto, che è quello del dialogo tra fede e scienza, che non è tra fede e ragione, anche a fede e ragione, ma qui subito si nota la disparità di attenzione. Papa Benedetto chiede a Odifreddi che cosa vuol dire la vera religione e anche la ragione.
Qui secondo me c'è un punto che deve essere, come dire, ancor più approfondito. Io mi permetto di sintetizzare, non da parte mia, ma da parte di un amico teologo a me molto caro, che ha interpretato il pensiero di Papa Benedetto in un volumetto il cui titolo per me è illuminante. L'amore della ragione. Questo, a suggestione di Sequeri, è Papa Benedetto. Attenzione, non la ragione come oggetto dell'amore, ma la ragione come soggetto che ama. E qui allora c'è lo scontro tra il teologo e il matematico, tra, sebbene le ascendenze platoniche poi ti porteranno anche a qualche deviazione in materia, ma la ragione come intesa da Papa Benedetto, che la esprime poi per me in maniera mirabile in quella straordinaria prima enciclica Deus Caritas Est, che ci spiazzò tutti, perché è un'enciclica straordinaria dove l'amore e la fede si legano l'uno all'altra, dove Logos e Eros entrano in Dio stesso, ed è di una potenza enorme. In questo Papa Benedetto non segue la logica un po' fredda di un tomismo o anche di una matematica rigida. Ed ecco perché qui poi c'è tutto il dibattito che si... Poi so che Paolo mi contesterà questo, perché per me questo vuol dire che cosa? Vuol dire un po' il superamento stretto del rapporto fede-ragione. A mio avviso il rapporto fede-ragione ormai è stretto, come anche il rapporto tra credenti e non credenti è stretto, come se i credenti non ragionano o i non credenti non amano. Questo tema secondo me è cruciale e si riferisce poi anche all'altro bellissimo tema, affascinante, su Gesù. E qui devo dire che le pagine sono splendide, perché ambedue si sono, come dire, cimentati, e questo lo fai notare anche tu, Pier Giorgio, si sono cimentati su questa figura centrale, non solo del cristianesimo. Ora anche qui la simmetria nasce esattamente sempre su questo versante. È chiaro che la fede non è mai il risultato di una ragione cartesiana chiara e distinta. La fede è per noi anche una scelta, ed è una scelta dettata anche dalla ragione, ma non da una ragione, come dire, slegata dall'eros, slegata dalla passione. Ora, tutto questo fa parte di un dibattito che io lo accenno solo per invitare a leggere, perché è appassionante, perché questi temi sono temi che purtroppo sono di fatto disattesi oggi nella cultura generale, come l'altro tema a me caro, quello sulla morte, quindi la vecchiaia. Qui Banfi, noi anziani siamo i migliori, La vecchiaia e quindi la morte, un tema disatteso, dove anche la teologia non ha più parole. E quando tu, Pier Giorgio, ti chiedi, domandi, esponi sul tema dell'oltre, pagine che mi hanno appassionato perché è un tema sul quale sto riflettendo con particolare attenzione in questo tempo, sono pagine che la teologia, sulla quale tace. Von Balthasar diceva che il cantiere dei novissimi è fermo. Ecco, io sono lieto che venga riaperto su una problematica enorme, dove le riflessioni dovrebbero essere molteplici. Per questo a me ha colpito molto la conclusione del volume, quando rispetto alle precedenti affermazioni di Odifreddi sulla morte, non ho paura, eccetera,
Poi lui stesso dice alla fine: quelle riflessioni lì peccavano, insomma, non erano piene, a mio avviso non erano piene dell'amore della ragione. Ecco, ma sono temi che a mio avviso davvero sono importanti e tutti comunque si riannodano a questa ricerca che già dal titolo ci porta, diciamo, a sottolineare l'utilità di incontri come questo. Ed io vorrei qui introdurre un terzo pensiero che mi coinvolge molto in questi ultimi tempi. Per parte mia più volte ho dialogato attorno a fede e ragione. Adesso Paolo dice: non è vero, perché con me non l'hai voluto fare. Ma io lo sento un po' superato. Perché? Perché di fronte alle nuove prospettive della cultura, soprattutto tecnologica, relative alle tecnologie emergenti e convergenti, qui noi stiamo toccando il cuore stesso dell'umano. Non a caso si parla di postumanesimo, di transumanesimo, perché il problema è, di fronte a tutti noi, l'umano comune, sul quale non siamo d'accordo e sul quale il rischio è che lo sviluppo incredibile delle nuove tecnologie trova gli umanisti, credenti o non credenti, col passo lento, incapaci di incontrarsi. Ecco perché allora io mi chiedo: ma non è venuto il tempo nel quale sia coloro che stanno nel cortile dei credenti, sia coloro che stanno nel cortile dei gentili, non debbano unirsi e uscire dai cortili e andare verso il freddo del mondo per coinvolgere tutte le altre scienze, tutte, nessuna esclusa, per individuare quell'uomo comune che dobbiamo difendere rispetto all'ipotesi della distruzione oppure di un futuro robotico che ora vediamo nei film di fantascienza. Ma l'uomo aumentato, l'uomo potenziato, è una realtà che sta entrando nei laboratori. La modificazione del genoma, la creazione di organi umani che possono illuderci su una immortalità di fatto all'angolo della strada, è un'ipotesi che circola. Io stesso, nei primi giorni quando stavo all'Accademia della Vita, si sono presentati un gruppo di 6 americani, 2 magnati e 2 scienziati, e mi hanno portato un progetto già bello definito sulla ibernazione. Parlo di 5 anni fa. Oggi siamo già oltre. Ci possiamo ibernare, la scienza progredirà, le nostre malattie possiamo guarirle, i nostri organi malati possiamo sostituirli. È morale tutto questo? Per loro sì, hanno già fatto il progetto. Ecco perché allora a me pare che il dibattito su credenti e non credenti debba trovare una nuova prospettiva e un nuovo orizzonte, ovviamente senza rinnegare le dialettiche reciproche, tutt'altro, solo che dobbiamo, a mio avviso, e la prospettiva di Papa Benedetto sul tema l'amore della ragione è la contestazione radicale all'assolutezza della tecnologia, all'assolutezza del divenire dell'uomo sotto il segno della macchina. Ecco perché io esorto ad una nuova tappa, ad una nuova alleanza, ad un nuovo incontro, anche perché se salviamo l'uomo,
sicuramente lo salveremo, ma salveremo anche Dio, in un certo senso, come prospettiva attrattiva per chi nelle nuove generazioni probabilmente non ha la cultura che noi abbiamo per i nostri studi, per le nostre frequentazioni, perché oggi purtroppo tutta la dimensione umanistica, in tutte le sue articolazioni, tutte le dimensioni religiose, in tutte le sue declinazioni, rischiano di essere parole vuote rispetto a nuove generazioni che usano unicamente la strumentazione tecnologica che è diventata la loro bolla virtuale. Ma si esce dalla bolla virtuale unicamente se gli uomini, le donne di buona volontà, usciamo dai nostri cortili e ci cimentiamo, dibattendo anche tra noi, ma coinvolgendo anche tutte le dimensioni delle nuove tecnologie in un dibattito nel quale noi sosteniamo che l'umano senza l'etica, che l'umano senza la religione è un umano dimezzato e diminuito e non pienamente tale. Grazie. La ringrazio per la profondità di questo intervento. La parola al dottor Paolo Flores d'Arcais, direttore e fondatore della rivista Micromega. Io ringrazio il dottor Acciavatti e il magnifico rettore per l'invito. In una sede così cattolica non c'è bisogno che io ricordi che esistono i peccati capitali, i 7 peccati capitali. Ce ne sono 2 che io ho sempre amato e amo e che spero di avere il privilegio di poter continuare a praticare gioiosamente fino a quando morirò. Ma ero assolutamente certo di essere immune da tutti gli altri 5, dalla superbia, dall'avidità, dall'ira, dall'invidia e dall'accidia. Il libro di Odifreddi mi ha costretto a riconoscere che invece in uno di questi peccati ci casco, ci sono caduto proprio per via del suo libro. Questo libro mi ha procurato un'ondata di invidia. Per quale motivo? Perché Odifreddi, perché Pier Giorgio è riuscito a ottenere da Papa Ratzinger quello che io ho cercato di ottenere senza riuscirci. Io ho conosciuto, ho avuto un'unica occasione di conoscere personalmente Joseph Ratzinger quando era cardinale. Era il cardinale più importante già allora. Molti sapevano che sarebbe stato il candidato più forte alla successione di Karol Wojtyła, ma era un cardinale. E quando nel 2000 Micromega dedicò per l'anno santo un intero volume alla questione Dio, volume che ebbe un incredibile successo, vendemmo quasi 100.000 copie, Ratzinger innanzitutto accettò di partecipare a quel volume, che era un volume ovviamente a preminenza di voci atee o comunque in qualche modo miscredenti. Accettò molto volentieri e pur non avendo tempo per un testo originale, mise insieme 2 testi inediti in italiano che erano già usciti, credo, in Germania, per essere presente in quel volume. Quando io poi, questo volume uscì nella primavera, io prima dell'estate feci un tentativo convinto che non avesse possibilità di riuscire, chiedendogli di partecipare alla presentazione che avremmo fatto in settembre di quel volume. Inopinatamente mi rispose di sì. Quella presentazione divenne un dialogo fra Cardinal Ratzinger e me al Teatro Quirino nel settembre del 2000, con un teatro stipato, con 1.500 persone fuori, benché piovesse. E durò oltre 2 ore e mezza. E dopo quella occasione, quel dialogo divenne
un volumetto di Micromega, tradotto poi in molte lingue, in francese, in tedesco, ovviamente, in spagnolo, in brasiliano. E quando Joseph Ratzinger divenne Papa, io, pur sapendo che, dati i suoi enormi impegni nuovi, mi avrebbe risposto di no, provai ugualmente a chiedergli di ripubblicare quel volume con un'aggiunta di dialogo, comunque due postfazioni. Gentilmente mi rispose di no. Quando però si dimise e divenne Papa emerito, e quindi era immaginabile con molto più tempo a disposizione, prima Padre Lombardi ha ricordato che gli domandò: e ora che farà? Ecco, io, sperando che in quel farà potessimo riprendere quel dialogo, provai di nuovo, e sempre molto gentilmente Ratzinger si sottrasse. Pier Giorgio invece è riuscito a ottenere quello che io avrei ottenuto, e l'ammirazione e invidia per quello che è riuscito a Odifreddi nasce dal fatto che Pier Giorgio è riuscito a ottenerlo senza edulcorare affatto le sue posizioni. Anzi, per certi aspetti, nelle sue critiche alla religione cristiana, cattolica, alla Chiesa, Pier Giorgio è stato alle volte anche più aspro e più radicale di me. Varie volte in alcuni suoi libri ha cercato di mettere insieme le etimologie di cristiani e cretini. E quindi il tono del suo dialogo con Ratzinger è rispettoso, rispettosissimo, amichevole. E non ci sono i riferimenti a cristiani cretini, ma la sostanza della critica alla religione, alla storia della Chiesa, rimane intatta e riaffermata con assoluta durezza anche nelle forme espressive. E quindi è un confronto vero. Sul perché di questo atteggiamento di Ratzinger tornerò dopo, perché non sono d'accordo che negli ultimi due papi c'è questo atteggiamento al dialogo. No, in Ratzinger c'è, e come, in Bergoglio secondo me molto meno. Questo sembra paradossale, ma ci tornerò dopo. In questo confronto tra Odifreddi e Ratzinger, Odifreddi riesce a far dire, nella prima parte, che è quella dei resoconti dei colloqui, che oltretutto letterariamente rendono davvero il clima di quegli incontri, riesce a far dire in termini colloquiali ma cose molto rilevanti. Ed è vero che questo libro rimarrà anche come elemento importante per ogni ricostruzione storica del papato di Ratzinger. Ricostruzione storica che rimarrà importante, non fosse altro per il fatto che è stato Benedetto XVI il primo papa dell'età moderna che si è dimesso, e che ha aperto quindi una prospettiva che fino al giorno delle dimissioni non era mai venuto in mente potesse aprirsi. Ricordo alcuni di questi aspetti colloquiali, ma molto rilevanti. La disputa tra padre Coin, direttore della Specola, e il cardinale Schönborn sull'evoluzionismo. Ratzinger, quando Odifreddi gli ricorda i termini di questa disputa, se la cava con una battuta, ma è una battuta, se la dicessi uno di noi è una battuta, detta dal Papa, ha un rilievo e uno spessore enorme. Ratzinger commenta così: mi sembra che fosse una cosa interna ai gesuiti. Ripeto, questa è una battuta che può far sorridere, ma
ha un significato ben più pesante, se a dirla un papa. E retrospettivamente, quando il suo successore è un gesuita, il rilievo aumenta ancora di più. A proposito di Hans Küng, che era stato collega di università e inizialmente collega teologo di Ratzinger. Ratzinger e Küng erano i due enfants prodiges della teologia tedesca e ai tempi del concilio erano le due punte di diamante della teologia progressista tedesca, che era insieme a quella olandese, a parte di quella francese, la parte più avanzata, l'ala conciliare più avanzata. E, ecco, Su Küng ribadisce in termini durissimi la sua condanna. Parla di Küng dicendo quando Küng era ancora ortodosso e si riferisce solo alla giovinezza. E poi alla domanda di Odifredi, ma perché ora non è ortodosso? No, non lo è affatto. In pratica è una nuova scomunica. Non è per nulla ortodosso, non accetta quasi nessun dogma, non accetta nemmeno la Trinità. Questo quando mi sembra che in qualche modo Küng c'era stata una riconciliazione di Papa Bergoglio con tutta una serie di personalità della teologia che invece Ratzinger, come prefetto della Congregazione della Fede, aveva duramente condannato. C'è un riferimento, anche qui, che può sembrare poco più che una battuta, ma si parla di un Papa e di un Presidente della Repubblica. A proposito del Presidente Cossiga, che, parole di Ratzinger, lo invitava a scardinare qualche cardinale. Non solo. Probabilmente non solo, ma... E Ratzinger qui ricorda che i cardinali si possono revocare e ricorda il caso di Pio XI del cardinal Billot, che difendeva Action Française, che fu poi scomunicata e che Pio XI umiliò duramente, lo fece entrare per un'udienza e lo fece uscire senza zucchetta e senza... insomma, non più cardinale. Tutto questo poco prima che qualcosa di analogo succedesse per un cardinale in Italia. Ci sono tutti i racconti su Fidel Castro e Fray Betto. Anche qui, ribadendo una posizione di durezza estrema verso la teologia della liberazione, ma durissima, proprio mentre in qualche modo Papa Bergoglio cercava di mettere una pietra sopra quel momento di violenta contrapposizione. Vi è una affermazione strettamente politica. Ratzinger dice: avrei votato sì al referendum sulla Costituzione, quello voluto da Renzi, e spiega il perché. Ritorna sulla difesa del cardinal Tarcisio Bertone, malgrado la famosa faccenda dell'attico e tutte le polemiche che aveva provocato e che Odifreddi gli ricorda. Infine, quando parla della sua stanchezza e delle sue dimissioni, ha incalzato dalle domande di Odifreddi, dice che IOR, curia, pedofilia sono problemi troppo grandi, non solo per me, Ratzinger, che non ce la facevo più, ma anche per uno pieno di energie come Bergoglio. Anche questo... ha un peso una dichiarazione di questo genere.
Vi sono poi i ricordi su alcuni conclave. In teoria, quello che accade in un conclave dovrebbe essere assolutamente segreto. I cardinali sono tenuti al segreto. Non a caso le schede vengono bruciate. Qui Ratzinger ricorda che il cardinal Siri non sono novità, perché alcuni studiosi di storia ecclesiastica avevano già avanzato questa ipotesi, ma qui è un testimone diretto che è stato Papa che conferma questi dati, che il cardinal Siri continuò a ricevere voti nei due conclavi del 78, e poi il famoso, la famosa questione della elezione di Wojtyła, quando il cardinal Wyszyński fu avvicinato dal cardinal König, che gli disse: noi del cardinali tedeschi stiamo pensando a un papa polacco. E Wyszyński, che era una persona con un io piuttosto forte, disse: ma sono troppo vecchio. E a quel punto Kenny gli disse: sì, ma noi pensavamo a Wojtyła, al cardinale di Cracovia. E a quel punto Wyszyński dette il suo benestare, ma verso Wojtyła aveva sempre avuto una qualche cautela. Quando Wojtyła fu fatto cardinale, Wyszyński chiese che non sarebbe mai diventato primate della Polonia. Ecco, per dire che quindi anche nella parte più di dialogo amichevole, confidenziale, vengono fuori elementi importanti dal punto di vista della ricostruzione storica di un papato. Poi nella seconda parte, il testo è già stato ricordato che la seconda parte è largamente una serie di testi o di Freddi. Di Ratzinger c'è un solo testo di una decina di pagine, un vero testo saggistico da pagina 101 a pagina 111 e una breve nota a pagina 190 e 192 che sono molto importanti e in cui vengono affrontati tutti i temi teologici e di storia del cristianesimo più essenziali. In tutto questo dialogo, credo che Ratzinger si confermi per quello che è un cardinale e un papa fortemente conservatore, addirittura reazionario in qualche modo. Odifreddi fa una battuta a un certo punto alla quale il Papa sorride quando gli ricorda il gioco di parole che si faceva sull'espressione il pastore tedesco. Sulla figura storica di Gesù, che è stata ricordato, credo che Ratzinger non riesca a rispondere minimamente alle obiezioni di Odifreddi. Io dai due libri di tre libri su Gesù sono stato stimolato, perché non mi convincevano affatto, ad approfondire gli studi che avevo fatto già sul tema e a scrivere un piccolo libro che è appunto Gesù, l'invenzione del Dio cristiano, e mi sono reso conto che Ratzinger, la letteratura storica, diciamo scientifica, su Gesù praticamente non la conosce, non è stato interessato, conosce due o tre autori non cattolici, ma c'è una bibliografia ricchissima di cui non tiene assolutamente conto. E poi in quella seconda breve nota che ricordavo, tocca di nuovo la questione
che ha a che fare col discorso di Ratisbona su violenza da una parte e cristianesimo e islam dall'altra. Ecco, io credo che in queste due paginette, sono due paginette ma molto importanti, che Ratzinger dedica al tema, abbia parecchie ragioni. Oggi si cerca di evitare di sottolineare le differenze fra cristianesimo e islam rispetto alla violenza. Naturalmente dal punto di vista storico il cristianesimo si è macchiato di violenze in nome della religione inenarrabili, ma se andiamo all'oggi e se escludiamo alcune punte di fondamentalismo cristiano che sono soprattutto del protestantesimo americano dei predicatori, c'è una differenza fondamentale. L'Islam continua a considerare un dovere la jihad, che non è naturalmente solo la guerra santa guerreggiata, ma che è anche quella. Il cattolicesimo ha rinunciato allo spirito di crociata. L'Islam continua a ribadire la validità della Sura 4 del Corano dedicata alla donna e alla sottomissione della donna all'uomo, fino al diritto dell'uomo a picchiarla in certi casi. Quando mi è capitato di polemizzare con degli esponenti islamici su questo, anche Tariq Ramadan, mi viene risposto: ma anche in San Paolo c'è la subalternità e la sottomissione della donna all'uomo. Certamente. Con la differenza, con una duplice differenza, che oggi quei brani di San Paolo non vengono richiamati in continuazione nelle prediche, nelle chiese, ma soprattutto con una differenza fondamentale che è teologica e ha delle conseguenze politiche enormi. I testi, il libro o i libri della Chiesa Cattolica, l'Antico e il Nuovo Testamento, sono testi rivelati, ma da leggere il Vecchio Testamento, l'Antico Testamento alla luce del Nuovo, ed entrambi alla luce di una capacità di interpretazione, una capacità esegetica che arriva a interpretare in modo non letterale, anzi molto lontano dal letterale, tantissimi brani. Faccio un solo esempio, ma ce ne potrebbero essere tantissimi. Il Cantico dei Cantici, che è un poemetto erotico, assolutamente erotico, viene letto come un poemetto teologico che sui rapporti di amore fra Dio e la sua Chiesa o cose del genere. Il Corano è invece considerato come dettato parola per parola, virgola per virgola, da Dio stesso, e quindi non può essere interpretato in un senso moderno. Quindi da questo punto di vista credo che Ratzinger avesse ragione nel sottolineare questa differenza, che oggi per, diciamo, una moda di politicamente corretto si ha paura di sottolineare. E allora arrivo al tema del dialogo. Io sono completamente d'accordo con Vincenzo Paglia, non ho mai capito l'idea del cortile dei gentili e del cortile dei credenti. Naturalmente l'immagine nasce dal fatto che così era costruito il Tempio di Gerusalemme, ma io penso che siamo tutti nello stesso cortile. Il fatto è che
In questo cortile, ai tempi di Ratzinger, papa conservatore se non reazionario, il confronto c'era, e come se c'era. A me personalmente credo di aver discusso pubblicamente, non privatamente, pubblicamente con una dozzina di cardinali, e tutte queste cose sono state poi pubblicate su Micromega o in volume. E Ratzinger amava il confronto, è stato ricordato qui, ma amava davvero il confronto. Senza perifrasi, senza diplomazie, non si offendeva alle accuse più dure che venivano fatte e rispondeva per le rime. E questo si vede in tutto il dialogo e gli scambi epistolari con Odifreddi. Con il pontificato di Bergoglio le cose sono cambiate radicalmente. A parte questa occasione di veri, questa occasione che è speciale perché si parla di un libro di cui un coautore è il Papa, quindi chi può sottrarsi? Ma per il resto, quasi sistematicamente, le gerarchie ecclesiastiche si sottraggono oggi al confronto con i non credenti, con gli atei veri e propri. Il caso che è stato qui ricordato di Scalfari è la dimostrazione di questo. Gli incontri fra Scalfari e Bergoglio non sono incontri di dialogo, nel senso dialogos, argomento contro argomento, che erano invece i dialoghi con Ratzinger. Diciamo che lo Scalfari che va a parlare con Bergoglio è uno Scalfari, è il tramonto di Scalfari come personalità laica, è un, fa parte di un triste tramonto, è alla ricerca di un riconoscimento da parte di Bergoglio. E confronti, dialogoi, nel senso di confronti, argomento con argomento, non se ne fanno più. Vincenzo prima ha detto che io ho cercato di avere con lui delle discussioni, dei confronti pubblici su fede e ragione, e lui si è sempre sottratto. Ma non è vero, io non ho mai cercato con lui la discussione su fede e ragione, bensì su quei temi che proprio alla fine del suo intervento indicava come temi di cui oggi dobbiamo discutere. In genere ho cercato di un confronto pubblico con lui sui temi della bioetica, che sono tanti e che sono cruciali per il futuro di tutti, credenti del nostro cortile comune. Ecco, allora, io credo che qui ci sia davvero da domandarsi perché c'è stato questo cambiamento paradossale. Con un Papa più conservatore la volontà, o addirittura la voglia, perché in Ratzinger si vedeva e si è sempre vista la voglia del confronto, con il non credente, con l'ateo più rigoroso c'era, e perché con Bergoglio è venuta meno. Secondo me perché Ratzinger non era un papa popolare, e meno che mai popolare negli ambienti democratici e di sinistra, nella società civile e nella cultura democratica e di sinistra. E Ratzinger, proprio perché era convinto delle sue ragioni teologiche, accettava il confronto. Bergoglio è popolarissimo nel mondo democratico e di sinistra per le sue posizioni che sono molto progressiste sul tema della povertà e degli ultimi, che certamente sono temi cristiani, e come se lo sono. Se aprite a caso il Vangelo è molto facile che cadiate su un passo in cui
si dice guai ai ricchi, in qualche forma. A loro, per loro non c'è il regno dei cieli e così via. I famosi poveri, che poi diventano poveri di spirito, sono il punto di vista di Gesù. Ma al di là di questo, sulle questioni dottrinali, Bergoglio è ugualmente rigido, anche se sembra poi aperto pastoralmente, ma non interessato al confronto. E ho l'impressione che questo, in qualche modo, sia stato sentito anche dal resto delle gerarchie che appunto in teoria dicono che ci sono temi fondamentali fra noi nello stesso cortile comune, abbiamo sfide inimmaginabili. È vero che oggi si parla addirittura di transumano per parlare di ormai è una sorta di pretesa di immortalità circola, ed è verissimo che si ha così paura più che pudore di affrontare il tema della morte, perché non si vuole, non ci si vuole rendere conto che invece la morte è l'unica cosa sicura che c'è nella nostra vita. E a questo si sottraggono tutti. E però poi il dialogo non c'è. Ecco, non c'è sui temi più veri, per paura d'offendere, per esempio. Il tema dell'offesa sta diventando una sorta di luogo comune, per cui non bisogna offendere gli altri. Ma se si critica una posizione, chi riceve la critica può anche sentirla come offesa, è solo perché è ipersensibile. Se noi accettiamo l'idea che non bisogna offendere, chi stabilisce il confine fra la critica legittima e l'offesa? Quanto più uno è ipersensibile, e il più ipersensibile di tutti è il fondamentalista, tanto più la sua soglia sarà bassa. Appena si dice qualcosa, quella è un'offesa. Il fondamentalista islamico ha ritenuto che un romanzo di Salman Rushdie fosse una tale offesa da meritare la morte. Per non parlare poi delle vignette su Maometto, che sono costate la vita all'intera redazione di Charlie Hebdo. Charlie Hebdo che sul cristianesimo e sul cattolicesimo e sulla religione cristiana aveva fatto vignette di una violenza satirica, ma di una pesantezza. Io non ne richiamerò nessuna perché sono veramente di una pesantezza estrema, ma a nessun cattolico francese è venuto in mente di andare a sparare. Ecco, quindi oggi c'è questa paura di offendere. Ma se si vuole dialogare davvero, argomento per argomento, questa paura deve scomparire. Io raramente, benché in passato siano stati tanti dialoghi con personalità della Chiesa, molto raramente sono riuscito a parlare di cose di cui si ha pudore di parlare per paura di offendere, appunto. Per esempio, com'è possibile credere 150 anni dopo Darwin all'immortalità dell'anima? Noi sappiamo di essere scimmie modificate. Perché mai quella scimmia nuda, la scimmia nuda, scriveva un grande antropologo, che tutti noi siamo, dovrebbe avere un cervello che ha una proprietà in più che non muore col cervello stesso? Faccio solo questo esempio. Di questo non si riesce a discutere, si ha paura di discutere. E, ecco, io, a me piacerebbe, e naturalmente Micromega l'ha sempre proposto, ma io lo ripropongo qui pubblicamente a questa università che invece sembra aperta,
facciamo una serie di dialoghi sui temi più scottanti, più controversi, più difficili, proprio perché solo attraverso questi confronti noi potremmo vedere quali valori possiamo avere in comune in quell'unico cortile che è la nostra vita in comune. Grazie. Intervento molto, molto denso, devo dire davvero stimolante, provocatorio come giusto che debba essere. Il dottor Acciolatti mi ha chiesto 20 secondi, ma io gliene do 19. Guardi, mi basta anche meno, perché mi volevo innanzitutto complimentarmi per l'intervento del direttore, ma all'inizio lui diceva giustamente, dice io non credo, credo che l'unico papa che ha dialogato sia Ratzinger e non Francesco. Io forse sono stato equivocato, io non volevo paragonare i due dialoghi perché non sono paragonabili, se soltanto per una ragione. Si pensi quando Scalfari chiede al Papa dell'anima, Scalfari dice santità io non credo all'anima, la risposta è non ci crede ma ce l'ha, che oggettivamente è una risposta molto strana. Quindi non si vogliono paragonare i due dialoghi. La mia osservazione era semplicemente che questi due papi hanno accettato di incontrare due singole persone, mentre i papi in precedenza dialogavano genericamente con i non credenti, no? Il discorso agli artisti, ma non c'erano incontri de visu. Questi due papi hanno accettato incontri de visu, è questa la differenza. Poi non mi permetterei mai di paragonare i due dialoghi, perché sono totalmente d'accordo con lei sul resto del ragionamento, ma forse ero stato mal interpretato. Credo però che il primo cardinale, se è stato privato della porpora, sia stato da Francesco un cardinale americano e non italiano. Questo penso di sì. Per il resto sono totalmente d'accordo con lei, ma mi premeva essere stato mal interpretato. Ah, l'ultima cosa, e questo dimostra la bellezza del libro di Odifreddi. Lei dice che questo libro dimostra che Papa Benedetto è un conservatore reazionario. Secondo me è vero esattamente il contrario. Vede, lo stesso testo ci ha dato due interpretazioni diverse e questo è veramente quello che rende pregevole questo libro. Grazie. Conservatore e reazionario non hanno lo stesso significato. Conservatore viene dalla parola Knavu. Il Knavu era colui il quale nelle antiche tribù indoeuropee che nel 20.000 a.C. si spostarono dall'Asia centrale verso l'Europa occidentale guardava il fuoco e quindi faceva attenzione a che il fuoco non si spegnesse. Ovviamente un simbolismo dove il fuoco indica i valori, l'identità di una comunità. Questa è l'etimologia vera del termine conservatore, che non ha nulla a che vedere con i reazionari che si sviluppano dopo la Rivoluzione francese attorno al pensiero di Demestre, che è tutt'altra cosa. Quindi non sono parole significative, è uguali. Tant'è vero che Prezzolini dice il progressista è la persona di domani, il conservatore è la persona di dopodomani, perché è colui il quale modernizza le strutture di una società salvaguardando i valori fondanti di una società. E per quanto concerne in Italia, sono per quanto riguarda me i valori cristiani della nostra società. Ma questo aprirebbe un altro dibattito, quando vuole lo facciamo con piacere. Allora, professore, lei è stato pluricitato in questa serata, del resto è anche giusto, è sacrosanto, la invito a fare le conclusioni. Dunque, hanno parlato 7 persone, se mi permettete rispondo a ciascuna 10 minuti, sono 70 minuti, quindi possiamo, se vi va bene come progetto. No, naturalmente era l'esatto contrario. Volevo dire, anzitutto ringraziare, ma lo faccio molto velocemente. Io non sono abituato a confessarmi, come potete immaginarvi, meno che mai in pubblico, quindi sono un po' a disagio di sentire parlare, perlomeno per quanto riguarda la parte mia no, nel libro. Quindi molto velocemente, nell'ordine in cui avete parlato, Padre Georg, il mio peccato è di non essermi messo la cravatta, però un peccato veniale credo, no? Naturalmente, queste sono alcune immagini che sono state scattate nel monastero. Rimedierò la prossima volta, perché questa sera si è parlato del carteggio con il Papa Emerito, Benedetto XVI, ma io ho mandato molte più lettere a Padre Georg.
perché per poter arrivare ogni volta, ogni lettera di Benedetto XVI ne aveva una di accompagnamento a Padre Gheorghe, a volte gli scrivevo direttamente soltanto per discutere di qualche cosa, quindi credo che potremmo annunciare questa sera ufficialmente un carteggio tra Monsignor Ganswein e il solito matematico, no? E quindi magari poi reinvitiamo di nuovo tutte le persone. Lo vedo un po' preoccupato, ma era, naturalmente spero che si capisca che scherzo. Direttore San Giuliano, la ringrazio per aver letto l'ennesimo mio libro, perché non dimentico che alla trasmissione di Marzullo spesso si faceva, non so se si fa ancora questa trasmissione, si continua, allora non si parla più dei miei libri, ma spesso... Guardi, farò di più, la invito a TG2 Post, grande audience televisivo, tutti gli inviti, e quindi... No? Quindi la ringrazio ancora una volta appunto per aver letto i libri, e in questo caso il libro, anche da parte naturalmente dell'altro autore, a Ciavatti, che ho incontrato personalmente la prima volta quest'oggi, perché non lo conoscevo, confesso, se non come autore di un libro sui presidenti della Repubblica e i papi dopo il 1870 e naturalmente dopo il 47, no? Così. Però ha organizzato effettivamente tutto lui, conosceva molti, anzi tutti credo, scusate ma... Sono reduce da Covid, negativo naturalmente, no? Ma ho ancora qualche postumo. E quindi lo ringrazio molto. Naturalmente tu hai fatto una domanda, brevissimamente la risposta alla tua domanda. Sai, quando si confessano i peccati, spesso lo si fa per prendersi il merito di averli fatti, no? Io vorrei essere stato uno degli organizzatori del fatto della Sapienza. In realtà io non c'entravo assolutamente nulla, nel senso che hanno fatto tutto i fisici di Roma, in particolare il mio amico che hai citato, Marcello Cini, tra cui anche Giorgio Parisi, al quale avevo chiesto se voleva venire qui e mi disse: ma lo sanno che io ho firmato quella lettera? Lui forse no, il peccato non lo confessa così volentieri. Io in realtà mi sono semplicemente trovato per caso una sera da Bruno Vespa, una sera in cui dovevamo parlare d'altro, passava per caso Pannella, perché aveva partecipato a un'altra trasmissione, e quello che è successo è che invece c'era il problema della Sapienza il giorno dopo, c'erano Monsignor Fisichella e Buttiglione, l'onorevole Buttiglione, e così all'impromptu, questo è il prologo per il prossimo libro naturalmente, no? quella sera si fece una trasmissione in cui effettivamente io partecipai insieme a Puntacini e a Pannella dalla parte laica contro Buttiglione e Fisichella, ma è stato il mio unico contributo, diciamo così, alla questione della Sapienza. E questo però è legato a quello che diceva lei, padre Lombardi, col quale naturalmente, come avete sentito, ci conosciamo da tanto tempo, non così vicinamente, no? Ma ci sono stati anche degli episodi divertenti, non so se lei se lo ricorda, perché quando uscì che cosa successe? Nel 2013, sì, uscì la lettera di Benedetto XVI, che sta la prima, quella che ha iniziato questa corrispondenza, e io dopo qualche giorno incappai in una delle polemiche che ogni tanto succedono, si scrive su un blog, si scivola su qualche argomento, eccetera, no? E fu una specie di scandalo nazionale, no? Era un commento frainteso, perché estrapolato fuori dal contesto, come spesso succede, sulle camere a gas e così via, no? E insomma, ci fu veramente un pandemonio, no? Su tutti i giornali e così. E mi chiama a un certo punto, mi telefona, dice: pronto? Dice: sì, professore Di Freddi? Sì, dice: sono Papa Francesco. E ho detto: pure lui, ancora, no? Ci manca ancora questa, no? E mi dice: sai, io ho letto le sue cose, le sue dichiarazioni, ma non è possibile, lei non deve dire queste cose. E io gli ho cominciato a dire: ma guardi, santità, che io non dico assolutamente nulla, no? E sono stato frainteso, eccetera, no? E ho parlato a lungo con lui. E poi lui mi dice: io vorrei incontrarla, no? Di questo, guardi, gli ho detto: la prossima settimana sto venendo a Santa Marta alla messa la mattina, no? E se vuole mi fermo dopo e facciamo colazione insieme, no? Però dopo questa conversazione al telefono
mi è venuto il dubbio, dico, ma è vero che Papa Francesco è strano, no? Era appena stato eletto, no? Perché era il settembre del 2013, no? Mi sembra qualcosa di strano. Allora ho telefonato a padre Lombardi, ho detto, guardi, scusi, ho ricevuto una telefonata, no? Di uno che ha detto di essere Papa Francesco, lei può controllare, no? E lui infatti mi ha telefonato il giorno dopo, dice, ho visto stamattina il Papa, per altri motivi ovviamente, non per questo, però gli ho chiesto, no? Dice, lei ieri ha telefonato Di Freddi, e lui dice, no, sapeva dello scambio appunto con Benedetto XVI, ma no. Allora ho capito che lì c'era qualcosa di strano. In effetti lo strano era che era la trasmissione La Zanzara, che mi aveva chiesto un'intervista su quegli argomenti. Io non l'avevo voluta fare perché non mi piace quel tipo di trasmissione, non mi piace come conducono, urlati così, no? E loro invece me l'hanno chiesto ugualmente, no? E alla fine l'hanno pubblicata dicendo, ecco il lateo che poi dice al Papa che deve andare a Santa Marta. E cosa era successo? Era successo che io avevo una cugina, c'ho ancora, che era sposata, molto religiosa, ha perso il marito e dopo che aveva perso il marito mi ha detto, guarda, io sono così psicologicamente così molto, molto giù, no? Mi piacerebbe andare a trovare Papa Francesco, no? E io ho detto, sì, però non lo devi chiedere a me. Dice, sì, però tu conosci, no? E io non conosco. Allora avevo chiamato Cardinal Ravasi, no? Gli ho detto, guardi, questa è la situazione, e lui aveva intercesso, all'epoca tra l'altro credo che fosse facile andare a Santa Marta perché era solo gli inizi, no? Adesso c'è una fila, credo, lunga più del pontificato, se posso dire, no? Futuro, no? E poi Ravasi mi aveva detto, guardi che ci sono due posti, se vuole venire anche lei con sua cugina. Io ho detto, perché no, andiamo a vedere, no? Papa Francesco, no? Era prima che incontrassi ancora Ratzinger, no? E quello che successe appunto, no, io lo dissi così perché credevo che lui lo sapesse, naturalmente non era lui, e una piccola postilla che fa capire come è strano il nostro paese, dopo qualche giorno mi telefona Ravasi e mi dice, guardi, volevo avvertirla di una cosa, perché ci hanno avvertito i servizi, io non ho capito quali, se sono i servizi italiani o ci sono dei servizi vaticani, pur mi immagino di sì, no? Però se sono servizi veri non si sa nemmeno che ci sono, no? Quindi qualcuno, no, aveva telefonato Ravasi dicendo, guardi che abbiamo saputo che quando dopo 2 o 3 giorni si sarebbe dovuti andare a Santa Marta, al mattino, alle 6 del mattino, no, ci sarebbero state le Iene con le telecamere, no, a fotografare, no, l'ateo che andava a messa, no, così. E allora io non ci sono andato. Cioè, vedete com'è strano, no, il mondo. Ma volevo dire, no, a parte questo episodio di cui fu intermediario appunto padre Lombardi, la sua domanda, no, è molto importante, cioè non so se si è capito brevemente perché è stato accennato, Ratzinger ha un argomento molto semplice, no, che dice, ma ci sono due cose al mondo, da una parte c'è la natura e dall'altra parte c'è la matematica. La natura è oggettiva, naturalmente è il mondo oggettivo, la matematica è una creazione del cervello umano. Com'è possibile che la matematica riesca a spiegare la natura? Da dove esce questa armonia prestabilita, si potrebbe dire alla maniera di Leibniz? E l'argomento è, ci deve essere qualcuno sopra, tra l'altro si forma un triangolo come si deve fare, no? in questi casi, no? E sopra, no? c'è Dio che origina, da cui origina da una parte la natura e dall'altra parte la matematica. Ma questo argomento che Ratzinger ha trattato almeno 2 volte, credo, di fronte ai giovani, in 2 occasioni, il motivo per cui non ne ho più parlato nel libro è perché nel libro precedente, caro Papa ti scrivo, raccontavo in un intero capitolo quello che era successo, proprio perché lui aveva fatto queste osservazioni che a me sembravano molto interessanti come matematico, io avevo cercato all'epoca di invitarlo al Festival di Matematica che si faceva qui a Roma, che avevo organizzato dal 2007 al 2009, credo che avessi mandato a lei la lettera, no, di invito appunto a Benedetto XVI, poi non so quali siano così alla fine si era persa da qualche parte, comunque il Papa non era venuto al festival, ma io in quel libro lì appunto ho cercato di rispondere, di affrontare l'argomento, quindi il motivo per cui non l'avevo trattato era semplicemente quello. Dottor Zavazzano, lei non sa che ogni volta che io sento il suo nome, a proposito dell'amore che poi ha citato
signor Paglia dopo, non si preoccupi, comunque. Il motivo è semplicemente che lei ha lo stesso cognome, no, di una mia moglie precedente, no? E quindi ogni volta che sento dottor Zavattaro, istintivamente, no, penso a questa parte della mia vita passata. Lei ha citato il discorso di Ratisbona, no? E un piccolo aneddoto, appunto, nel libro c'è un lungo capitolo che è proprio dedicato a una critica, diciamo così, a un'analisi del discorso di Ratisbona, un po' nello stile che avevo fatto per l'introduzione al cristianesimo di Ratzinger nel primo libro, cioè Il caro Papa ti scrivo. E la cosa interessante è che quello scritto era stato, tra virgolette, commissionato dal Cortile dei Gentili, dal sito del Cortile dei Gentili, da un signore che lavorava in questo sito, no? Credo un giovane sacerdote o qualcosa del genere, e io l'ho fatto per loro in realtà, no? Poi però non so per qual motivo, no? Non è passato, no? Di nuovo come l'altra lettera, no? Non è andato oltre, no? E allora ho pensato che, visto che quella doveva essere una critica, era per il decennale del discorso di Ratisbona, quindi nel 2016, e che avendo la fortuna di poter indirizzare direttamente queste critiche, è diventato un capitolo del libro, appunto, dedicato a questo tema. Monsignor Paglia, anche con lui siamo amici da lunga data, abbiamo fatto colloqui anche con lui, dialoghi, non ancora libri, ma poi prima o poi ormai si è capito che questo è l'inizio di una lunga attività editoriale. Ci sono anche rappresentanti della casa editrice della Rizzoli, no? Nel caso che vogliano cogliere, no, questa cosa. L'abbiamo fatto ad Assisi, tra l'altro, che è il luogo deputato per queste cose. Tu hai toccato tantissimi temi, non possono, che sono poi quelli naturalmente centrali del libro, no? Ho solo notato una piccola cosa, un piccolo gioco sul linguistico, che se uno mette insieme logos e eros diventa logoreos, che, no? Che è un rischio che corriamo tutti, no? E quindi è bene non andare oltre. E da ultimo invece Flores Paolo, che è un amico caro, di cui lui invidia me solo perché ha appunto un ego smisurato, no? Perché ha intervistato... La sua tattica era questa, lui voleva, è vero, intervistare i papi, ma la tattica era di farlo preventivamente. Se lui avesse intervistato tutti i cardinali del Sacro Collegio, poi qualcuno di questi diventava papa, non è una regola, poi si potrebbe anche, no, sceglierlo al di fuori. L'hai provato con scuola? Esatto, esatto. Quindi so che dopo la non elezione di scuola sono successi alcuni fatti interessanti che gli addetti ai lavori potrebbero raccontarvi, anche il tuo svenimento, credo. Comunque ringrazio anche Paolo, che tra l'altro per me è un'ispirazione, un modello, perché avete sentito il suo pensiero tagliente. Se c'è un esempio, no, di posso dire pensiero luciferino, tu non ti offenderesti, tutti gli altri forse sì, no? Quindi lo uso solo per te questo argomento, no? È proprio il suo, no? E qui, che poi luciferino, tra l'altro voi sapete che forse è questo il luogo deputato a sfatare la leggenda, perché se voi leggete la Bibbia non c'è la storia di Lucifero. Sono sicuro che voi tutti pensate alla cacciata dell'angelo ribelle dal cielo. Quello non c'è, a meno di non tirare per i capelli un salmo da qualche parte dove si parla del re di Babilonia, che non c'entra proprio nulla, no? Così, no? Quindi, anzi, Lucifero addirittura significa semplicemente portatore di luce. Se voi leggete, credo, non so se è l'ultima lettera di Pietro, io poi insomma, devo controllare, no, i testi, no? O l'Apocalisse, no? Dice quando verrà Lucifero, in realtà lì Lucifero significa tutt'altro, no? Indica il ritorno di Gesù, no? Perché quello era Galileo, ancora nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, parlava di Lucifero, ma intendeva Venere, che è la stella del mattino. Ma questo insomma sono osservazioni così, solo per giustificare il fatto che luciferino non è un insulto. Io finirei qui, anche perché l'ora della cena si avvicina. Questa sera faremo una cena con molti esponenti. Abbiamo un altro intervento. E temo però, no, che se, appunto, visto il tipo di commensali, che spero perlomeno che non sia l'ultima cena. Quindi vi ringrazio di essere venuti qua e soprattutto ringrazio voi per tutte le vostre osservazioni. Allora, grazie professore.
abbiamo un nostro amico che è un personaggio popolarissimo e anche sempre molto arguto nei suoi ragionamenti. Prego. Mi sta venendo da sorridere parecchie volte al pensiero delle domande che possono fare a tutte queste persone, scienziati, tutti alti prelati, tutti gente importante. Perché c'era Banfi? Che è venuto a fare Banfi? Beh, e questo è importante, questo già mi dà molta importanza. Due cose mi porterò nel cuore, perché ogni tanto quando assisto a queste cose, io sono uno che si vuole acculturare, per cui figurati, non vedevo l'ora di conoscere un matematico, l'avevo conosciuto solo per telefono, poi mi sono ricordato la sua faccia, che quando parla in televisione io dico, Madonna, certe volte convince, questo ho detto io in dialetto una volta a mia moglie, quindi ho capito che era una bella occasione. In più si è creata una specie di scommessa amichevole, per ora, però mi hai promesso, caro prof, che mi aiuterai quando io scriverò il libro. Ho fatto ridere tre papi, che non ho mai, ed è vero, li ho fatti sorridere tutti e tre, e poi non ho mai capito se si dice tre papi o tre papa, un giorno lo capirò piano piano, anche questa è una domanda. L'altra domanda che voglio fare a Monsignor Gheorghe è, finalmente, il testimone oculare. Lui dice che è stato il primo, sono stato uno dei primi a venire a vedere Sua Santità Ratzinger dopo che ha lasciato il pontificato. È vero questo, Monsignore, o sono stato io? Fra voi due? Fra noi due. No. Vabbè, l'importante è che sto fra i primi, almeno questo, insomma. Poi devo dire che dovunque mettono il mio nome scritto, come stasera stava con l'elenco, come quelle due o tre sedute all'UNESCO che ho fatto, mi viene da ridere pure lì perché sono l'unico signore. A tutti c'è scritto prima ambasciatore, commendatore, dottore, a me solo signore. E me la cavo così però, dico, però mi trattano sempre da signore. No, vi spiego subito come ho conosciuto Papa Ratzinger, l'avevo conosciuto a Valencia, bene, quando ci fu la giornata della famiglia che il Vaticano ogni anno, non credo ogni due anni fa. Molto nel mondo dello spettacolo, non ha mai fatto scandali, vuole bene la famiglia, è cristiano, ha pensato tutte queste cose, mi hanno portato ad andare a Valencia a parlare al microfono in Mondovisione, allo stadio di Valencia, con la presenza in prima fila del principe di Spagna e Sua Santità Ratzinger al centro del palcoscenico seduto. E allora era pure un brutto periodo, perché addirittura il Vaticano fu contestato dagli spagnoli, non mi ricordo perché, in quel periodo c'era scritto addirittura dei manifesti a Valencia non te volemos al Papa, per cui c'era un'atmosfera un po' così, e io dissi fra me e me, io qui si vede la mia nobilitate, che cosa combinerò, che dirò, io non parlo spagnolo. Arrivo lì, mi chiamano, un attore italiano molto famoso, Lino Banfi, e mi trovo seduto al palcoscenico il Papa, che l'avevo visto qualche volta quando con gli artisti eravamo andati a qualche concilio, qualche riunione di registi, attori, eccetera, però non ci avevo parlato a lungo, però vedevo che mi sorrideva dalla sedia, allora pensai, allora io stavo facendo il nonno libero nel medico di famiglia, quindi era già la quarta, quinta serie, ero molto conosciuto dalle famiglie, perché la mia fortuna è che ancora oggi, 86enne già fatti, pochi mesi fa, 86, mi sento, insomma, che io lo chiamo Banfi Regeneration, questo muscolo, a forza di darmi le botte in testa nei film, evidentemente l'ho stimolato, che ne so, e si rigenera, ogni tanto vengo fuori con delle stupidete e riesco a far sorridere le persone. Il mio compito stasera è questo, un sopra tavolo lo chiamiamo noi pugliesi, cioè sul tavolo si mette
il sedano, la carota, il ravanello, che ti deve far venire l'appetito di mangiare poi il primo e il secondo. Dico, forse mi vogliono usare così, fanno qualche sorriso, tutta questa bella gente, e poi a cena sono un po' più sorridenti. Insomma, a un certo punto arrivo al palcoscenico e dico, che dico io adesso? Dico, buonas tardes, señores e señoritas. Poi hanno sorriso, hanno capito che non parlavo spagnolo. E io dissi che io in Italia alla televisione interpreto un abuelo, la parte dell'abuelo, e tutte le domingo di sera che ridevano, faccio questo ruolo molto, molto simpatico, molto apprezzato dal pueblo nostro italiano, dal pubblico. Loro conoscevano già, perché è un format spagnolo il medico in famiglia, quindi già sapevano che era stato comprato i diritti e che io facevo l'abuelo. E allora mi venne da dire, io ringrazio Dio di fare questo ruolo, così piace, io piace a tre generazioni italiane, dal piccolo al vecchio. Ma se io sono il nonno d'Italia, guardando Sua Santità mi venne la botta, dissi, devo creare qualcosa. Se io sono il nonno d'Italia, Sua Santità es l'abuelo del mondo, non l'avessi detto mai, tutti in piedi, sto pubblico, sto teatro, è stato come una... Pum, tutti in piedi, tutti che applaudivano, il principe che sorrideva, insomma alla fine Papa Ratzinger ha ringraziato tutti, leggeva il discorso che aveva in spagnolo e alla fine, togliendo il foglio, disse, después volevo ringraziare l'attore italiano, Lino si è soffermato un attimo, Banfi non se lo ricordava bene, ma qualcuno glielo deve aver detto, non so se c'era lei o no, lì c'era a Valencia. Ringraziare l'attore italiano che mi ha definito l'abuelo del mondo. Gracias, Lino. Da quel momento tutti i cardinali che stavano dietro fanno, Lino, sei diventato amico del Papa, ma ti rendi conto? Ti guardava con un occhio e mi dico, beh, mi fa piacere. E infatti poi ci siamo visti due o tre volte, già quando ci furono i 50 anni di matrimonio andai per avere la sua benedizione qualche giorno prima e mi ricordo che chiesi a mia moglie, c'era il Sua Eminenza Popard, cardinale della cultura, che anche lui mi adorava, aveva visto molte puntate del Medico in Famiglia, e allora disse a mia moglie, suo marito, mi ricordo proprio così, con questa R tedesca, bella però ma sorridente, Papa Ratzinger sorridente, suo marito la fa ridere, mia moglie, una donna così che già ti mette soggezione, insomma, il Papa a parlare, a rispondere, cosa che dirò adesso in un secondo momento, cosa che non dà assolutamente Papa Francesco. Papa Francesco è adorabilmente adorabile. Io ho parlato tre quarti d'ora di seguito l'ultima volta che mi sono incontrato con lui, il primo marzo, che abbiamo festeggiato i 60 anni di matrimonio io e mia moglie, e volle vedermi per farmi gli auguri. Pensate che bello. Vabbè, ma a parte questa parentesi, che allora a un certo punto, insomma, sono successe tutte le cose che sono successe, che sapete, e io vedo andare via questo Papa che aveva lasciato il pontificato sull'elicottero. Ebbi una cosa al cuore, ma perché questo improvvisamente se ne va e non è più Papa? E scrissi una lettera a un signore, senza fare il nome, che è qua. Scrissi, Monsignor Gheorghe, ma come mai io, abituato a sentirmi dire il nonno d'Italia e il Papa mi abbraccia, ci siamo abbracciati tante volte, è tanto bello questo, è tanto dolce, ma adesso questo che è arrivato è argentino, che ne sa di Lino Banfi, qualcuno gliele deve pur dire le cose al Papa, no, se no non le sa. Invece questo gliel'hanno detto, e come, così tante che proprio sa tutto veramente di me adesso. E allora dissi, ma non c'è la possibilità che io, anche se ha lasciato il pontificato, non so dove andrà, perché io non sapevo poi la sua residenza dove sarebbe stata, possa rivederlo, possa... E non,
non ebbi risposta per un po' di giorni. Una mattina, mentre andavo a lavorare alla Cinecittà, sempre per il medico di famiglia, la mattina presto, verso le 8:15 circa, mi sento una telefonata e la voce era di Monsignore qui presente che mi dice: Sua Santità ha letto la lettera, va bene, quando vuol venire? Io dico subito, vengo anche adesso. Dice no, domani, va bene domani, ci siamo messi d'accordo, sono arrivato lì, mi ha preso la macchina della gendarmeria, mi ha portato su questo. Io vi voglio parlare per un attimino di una cosa che pochi sanno, sono le suorine che stanno a fianco di Papa Ratzinger ancora oggi, sono tutte pugliesi. E io non lo sapevo che improvvisamente una donnina piccola così con grembiulino, non era vestita da suora come immaginavo io, fa Lino, Mador, sei venuto, vieni che Sua Santità ti vuole bene a te, proprio parlando così. Io dico, ma di dove sei sorella? Di Martina Franga. Parlano tutti come parlo io nei film. E allora io tutto contento, insomma, quel giorno che andai lì e mi vidi, io avevo pensato che l'avrei trovato con un'altra postura, così stanco, era dritto, seduto su questo divano bianco bellissimo di questo salotto, solo lui. Io pensavo, devo dire la verità, di vedere anche Monsignor Gorgo, ma quel giorno poi mi disse che lui aveva da fare delle cose e non c'era. E mi disse, adesso mi racconti tutta la sua vita, Banff. E io stetti 35-40 minuti a chiacchierare, a parlare di me, del mio seminario, della mia domanda curiosa e strana che feci al quarto anno di seminario al professore che ogni tanto ci insegnava la teologia, che non era prescritta che noi studiassimo al quarto ginnasio, però questo ci insegnava delle cose di teologia, di filosofia. E io dissi, una domanda, scusa, avevo 14 anni, ma questi corinzi chi sono? E questa mi disse, beh, è un popolo, ma scusa un attimo, se San Paolo scrive a loro tante cartoline, tante lettere, ma com'è che ora è che questi non rispondono mai? Non sono mica tanto educati questi. Mi sembrava una domanda logica a me. Poi feci l'altra domanda che forse non avrei dovuto fare, però già da allora si vedeva che il ragazzo Zaccaria, che io mi chiamo così di cognome, voleva imparare delle cose. Ho sempre avuto questa fame di imparare. Molte volte vado a parlare ai ragazzi alle università, ai licei, e rimangono tutti affascinati dalla mia vita, le mie peripezie, le mie disgrazie. Io mi sono fatto un'operazione di tonsille senza averne bisogno per stare a mangiare in ospedale a Milano perché non c'avevo i soldi per stare alla stazione centrale. Vabbè, tutte queste cose fanno parte della vita di ognuno di noi. Però, per tornare al discorso nostro, era bello questo rapporto che si è creato subito con lui e quando sentì tutta la mia vita, alla fine... Io vado, Santità, se non la faccio stancare, sono 35-40 minuti che stiamo chiacchierando. No, se vuole, Banfi, no, grazie Santità, spero di rivederla. E me ne andai. Mentre mi stava accompagnando l'ascensore da questo salotto, io ebbi il coraggio di dire, Santità, scusi, io faccio l'attore di professione, mo noi siamo bugiardi gli attori, interpretiamo dei personaggi, ma facciamo la parte di quello, ma noi siamo diversi, che vado a raccontare io? La gente non mi crede che io sono stato qui a parlare con lei. E lui mi guardava come dire, insomma, da me che vuoi? Santità, non c'è un modo per scrivermi qualcosa, che noi siamo amici, che ci conosciamo? Lei mi insegna scripta manent. Mi guardò, mi sorrise, mi mise la mano sulla schiena e mi disse «Sarà fatto!». Io dopo una quindicina di giorni ho ricevuto a casa una cornice d'argento che credetemi è bella massiccia, con la foto sua dietro il sorridente, che fa la benedizione, e sotto c'era scritto con questa calligrafia un'altra cosa che io voglio capire se no vado al manicomio prima di morire,
E perché i papi hanno tutta questa grafia uguale, piccolissima? Perché? Che fanno una scuola speciale, per capire? Vabbè, comunque con questa calligrafia c'era scritto al mio amico Lino Banfi e Papa Ratzinger. Beh, insomma, una bella cosa che io ho lì. Io ho tutto il lato nel mio studio a casa, il sacro, il profano, tutte le grolle d'oro, i telegatte, le cose, e di qua tutti i papi, le foto con i papi che ho fatto sorridere. Addirittura c'ho una fotografia con l'altro papa, Wojtyła, che mi accarezza prima di farmi la comunione sulle scale di San Pietro il giorno che ci fu il concilio degli attori, eccetera. Quindi io che ho tutti questi bei ricordi, e compreso questo, però vi voglio salutare facendovi sorridere con quest'altra cosa, che è sempre inerente a Papa Francesco. Quando lui mi ha voluto vedere per farmi gli auguri dei 60 anni di matrimonio, mo tutti quelli che non so se vi è capitato di seguire qualche volta le mie vicissitudini sul giornale o in qualche intervista, ma mia moglie non sta molto bene, ha un tipo di malattia che tutti sappiamo com'è, è brutta, nessuno la vuol nominare, ci andiamo vicino all'atere, però sanno che non sta bene. E mia moglie mi disse, visto che vai dal Papa, ti fai una domanda pure per me, dimmi amore, siccome lui è più vicino a Dio di noi, vedi se ci fa morire insieme. Va bene, dico, gliela farò. A un certo punto, parlando, sua moglie perché non è venuto, mi fa sua santità, e io dico, gliel'avevo accennato che non sta bene, delle volte non si ricorda le cose, allora io ho sempre paura che poi facciamo brutte figure, cerco di evitare. Ah, va bene, la prossima volta però vengo con la signora. Sì, in più poi mi chiese, ma è vero che alla mia età, Banfi? Sì. Anzi, sono più grande io, santità, ho 6 mesi di più. Siamo del 36 tutti e due, lui è di dicembre e io sono di luglio. Perché lei può dire anche meno anni di quelli che ha, che nel discorso che stavamo facendo c'entrava poco come discorso, però per dirvi questo Papa, perché lo adoro io, perché ti mette in una situazione di serenità e di tranquillità che tu staresti 2 ore qui, non hai più suggezione a parlare con questo. Comunque dico, devo fare una domanda da parte di mia moglie. E dissi, mia moglie mi ha detto così, così, di al Papa, che è lui che è più vicino a Dio di noi, se ci parla ci fa morire insieme, perché se muori prima tu io come faccio? E se muoio prima io, vabbè. E allora vidi la faccia di Papa Francesco che cambiava espressione, ma in quel momento ho fatto 1000 pensieri, dico, un Papa è troppo importante, non può far vedere che si commuove, quindi io adesso devo subito spezzare questa cosa, no, non farglielo pensare neanche. E infatti spezzai subito il discorso dicendo, ah santità, mi dimenticavo prima la mia richiesta, e poi la seconda era questa di mia moglie che le ho detto, qual è la sua, mi fa lui. Io voglio, pensate dove arriva la mia follia, io forse ho qualche cosa che non va, mi devo far guardare bene. Santità, io vorrei diventare il giullare del Papa. Questo mi guarda e mi fa, e che significa? Significa che quando lei è incavoleto, come dico io nel mio linguaggio, cioè mentre io le dicevo queste cose, dicevo io, come la prenderà? Questo può anche alzarsi a dire, senta, esca. Invece no, lui era affascinato da questa cosa, sorrideva, mentre quando lei è incavoletto, vengo qui, la faccio sorridere, dico qualche barzelletta e così lei sorride e poi me ne vado, sarebbe un bel lavoro, no? E lui mi fa, beh, non male come lavoro. E siamo passati ad altri argomenti che io non dirò mai, neanche sotto tortura, perché sono tutte cose belle che ci siamo dette e voglio che rimangano qua. Quindi credo di avervi detto tutto quello che potevo dirvi. Scusa una cosa, professore, ma ha promesso che mi aiuti quando scrivo il libro. Ho fatto sorridere 3 papi. E poi faremo dei numeri di matematica insieme, come ti ho già detto, che io so fare perché li facevo con un mago in teatro. Io facevo l'aiutante a un mago e facevo tutti dei numeri
perché tu hai usato spesso il termine nel tuo libro, la logica. La logica stasera è l'illogicità del perché Banfi era qua. Allora, grazie a tutti, ai partecipanti, ma anche al pubblico che ci ha seguito con grande attenzione. Davvero grazie. Buona serata a tutti.